Grazie per essere venuti anche se domani è festa, quindi c'è il ponte, avreste potuto iniziarlo prima. Ehm, questa serata è il culmine di un'iniziativa che in realtà è partita tra poche famiglie, cinque famiglie i cui figli sono stati espulsi dalle scuole dell'infanzia dove frequentavano quotidianamente e alcuni di loro frequentavano già da, da anni. Quindi, dato che l'evento ha avuto un fortissimo impatto sociale ed emotivo nelle famiglie, come avviene dal 2017 ad oggi, abbiamo deciso di riportare ancora l'attenzione su questo tema, che coinvolge in realtà tantissime altre famiglie che spesso non sanno di, di essere così numerose. Eh, e dopo il periodo iniziato nel 2020 vorremmo che questa attenzione ritornasse partendo dai bambini. Nel 2017, come alcuni di voi ricorderanno, prima ancora dell'approvazione della legge stessa avvenuta nel luglio del 2017, ci furono circa due mesi di dibattito furibondo sull'opportunità eh, sull e sull'utilità di mettere nuovamente un obbligo vaccinale pediatrico in Italia. E la tematica ha scatenato moltissime reazioni anche in Parlamento durante la discussione in, in Commissione Sanità. Per farvi un brevissimo riassunto, la proposta di legge iniziò con un decreto chiamato Decreto 73, il quale venne, venne annunciato unendo l'ipotesi di sanzioni pesantissime, tra cui la riduzione della patria potestà, eh, le emissioni di sanzioni di 7.500 euro per le famiglie che non avessero messo in regola i propri figli. E forse questo è stato l'errore più grande del governo in quel momento, perché queste fortissime minacce alla libertà di scelta delle famiglie hanno fatto nascere dei movimenti spontaneamente che hanno creato delle reti eh, poderose, veramente poderose, proprio grazie alla spontaneità della loro unione. E ci furono tantissime manifestazioni e alcuni dei medici presenti questa sera hanno, hanno testimoniato la, la grandissima forza e l'energia di queste riunioni, eh, parlando anche su dei palchi in tutta Italia per esprimere quella che eh, per loro è la verità in materia di vaccinazioni pediatriche e sull'opportunità o meno di mettere nuovamente un obbligo. Il numero dei vaccini proposti in obbligo è sceso rispetto ai 14 iniziali, è arrivato poi a 10, sono stati modificati i calendari, sono state modificate eh, le promesse per garantire la sicurezza di questi vaccini e si è interrotta completamente la discussione in Commissione Sanità quando alcuni dei parlamentari aprendo il varco a medici e a persone purtroppo esperte in natura di danni vaccinali, hanno chiesto, ma se dobbiamo mettere nuovamente l'obbligo in questa nazione, trattandosi della fascia più debole, quella dei cittadini che non possono parlare, quelli che non possono esprimere la loro volontà, ma hanno unicamente la difesa dei loro genitori per quanto riguarda il consenso informato, perché non gli diamo un segnale? Dato che comunque in questi anni attraverso anche tantissimi report e articoli sul giornale, la fiducia nelle case farmaceutiche è crollata. Gli esempi dei loro comportamenti, devoti esclusivamente al profitto, non sono certo una garanzia per le famiglie che devono portare i propri figli in, una, in un hub vaccinale oppure in un asle per fare le prime dosi. Quindi perché non proviamo a produrre questi farmaci direttamente nei nostri laboratori a Firenze, dove c'è un centro militare capace di produrre qualsiasi cosa? Quindi Chiediamo alle compagnie farmaceutiche di venderci, se proprio vogliono guadagnare, il loro brevetto, ma produciamo noi questi farmaci, garantiamo noi per la sicurezza di quello che vi è contenuto e rendiamo trasparente soprattutto un ciclo di controlli che periodicamente verifichi eh, la sicurezza e la qualità di ogni singolo lotto. Questa domanda è stata posta due volte in Commissione Sanità. Chi aveva assistito a tutti i dibattiti ricorderà anche le reazioni furibonde del governo che proponeva invece questa legge, quando venivano poste delle, delle critiche alla sicurezza finora fatta andare avanti dagli anni 80 ad oggi, in cui lo Stato italiano ha sempre firmato dei contratti, io definirei capestri, eh, garantendo alle case farmaceutiche esclusivamente il profitto e, e prendendosi invece in carico totalmente il risarcimento di eventuali danni, anche conseguenze nefaste ehm, e prendendosi anche poi carico di eventuali indennizi. Quindi alla fine il cittadino paga per avere il farmaco, paga per indennizzare le famiglie che sono riuscite a sostenere 15 o anche 20 anni di battaglia legale per vedere riconosciuto il nesso di correlazione tra danno e eh, vaccinazione avvenuta. Ebbene, molte di queste famiglie, soprattutto nelle regioni del nord, avevano iniziato a sollevare la loro attenzione, soprattutto in Veneto, ma anche nelle province autonome di Bolzano, ehm, informandosi già dagli anni Ottanta, diffondendo una cultura della sicurezza, diffondendo una cultura eh, fatta di conoscenza anche tra i medici, proponendo numerosi esami prevaccinali, in modo da chiedere e ottenere la garanzia che ogni bambino e ogni adulto venisse trattato come un essere unico. Questo presupposto, cioè quello di eh, condurre degli esami per definire e caratterizzare ogni individuo anche sulle sue eventuali debolezze, garantisce che poi il trattamento successivo possa venire con un minimo di sicurezza in più. Invece oggi questo viene proposto ancora su delle pure basi statistiche. Si pretende che il genitore porti il proprio bambino di due mesi, perché poi è stata abbassata anche l'età della, della prima dose, ehm, facendolo trattare esattamente come. Un numero o come eh, un punto in una curva di Gauss dove la probabilità che non incontri degli effetti avversi gravi eh, è molto alta, però non è garantito che non ne incontri. Poi, negli anni ci sono stati ovviamente tanti approfondimenti, abbiamo raccolto dei soldi tramite le associazioni più importanti, ma anche quelle più piccole eh, in questa nazione, e abbiamo chiesto e ottenuto delle prove, come prendendo alcuni di questi flaconi proposti nelle sedi vaccinali delle ASL e analizzandoli. C'erano stati degli esami negli anni precedenti alla legge Lorenzin, soprattutto in Germania, che hanno dimostrato come i farmaci comunemente utilizzati, soprattutto il primo vaccino che è l'esavalente, spesso contengono una percentuale di impurità inaccettabile. Primo perché non sono assolutamente dichiarati nei fogli illustrativi. Uh, certe componenti e poi perché si nota ancora, pure nei vaccini pediatrici, un'enorme discontinuità nella qualità di produzione, ovvero prendendo cinque campioni da cinque lotti si è sempre notato una differenza normalmente non accettabile tra un lotto e l'altro, che esponeva, quasi come fosse una roulette, i bambini che prendevano il lotto più impuro a delle probabilità di danno molto più elevate rispetto ad altri lotti. Questo normalmente dovrebbe bastare per far colorare un obbligo, dovrebbe bastare per far ritirare dal commercio eh, interi lotti vaccinali, ma così non è stato in Italia. Quindi, non è stato predisposto un piano di sicurezza che prevedesse dei controlli continui, non è stato predisposto un piano che accogliesse i dubbi provenienti dai medici, e dunque la farmacovigilanza ha continuato ad andare avanti nella modalità che garantisce di meno l'utente finale, quindi la modalità passiva. La raccolta di queste segnalazioni avviene solo grazie alla spontaneità di quel genitore che probabilmente ha letto abbastanza da sapere come si fa una segnalazione e solo grazie a quel medico che ascoltando queste perplessità e anche aderendo al, al giuramento di Ippocrate e al suo codice deontologico accoglie queste perplessità e si prende la briga di produrre questa segnalazione. Ebbene, fino ad oggi... E lo dico come portavoce, ma anche come testimone, avendo accompagnato tantissime famiglie proprio a produrre una segnalazione: la prassi dell'accogliere le propensità del genitore assolutamente non è eh, quella che ci si aspetterebbe. E quindi ci sono delle regioni che hanno un tasso di segnalazione rispetto alle dosi effettuate bassissimo, tra queste regioni vi è il Piemonte, e altre regioni che invece hanno una cultura che porta, come dicevo prima, un'attenzione maggiore sulle reazioni avverse, come il Veneto eh, che hanno un rate di segnalazione che è anche dalle 15 alle 18 volte maggiore rispetto alla nostra regione o ad altre regioni centrali o del sud. Questo per noi significa solamente che ad oggi la sicurezza di queste vaccinazioni e l'attenzione sulle conseguenze che portano poi sui bambini viene lasciata quasi al caso. Eh, non c'è una volontà di approfondire questo aspetto che è sempre stato il punto più debole. Ci sono dei report emessi da, nella Regione Puglia che nel 2019 ha prodotto un resoconto di un'osservazione durata dal 2013 al 2017. Questa osservazione è pubblica, quindi io posso fare tranquillamente il nome del vaccino osservato. Era il Priorix Tetra, che è stato imposto dall'obbligo vaccinale della Lorenzin, poiché è stato aggiunto anche l'obbligo per la varicella, quindi il quadrivalente, prima era un trivalente, adesso è diventato un MPRV. Ebbene, è stato osservato un campione di circa 650 eh, bambini che sono stati inoculati con lo stesso farmaco. Sia in modalità di farmacovigilanza attiva che in modalità passiva. La differenza tra i due tipi di segnalazione delle reazioni avverse è abissale. Si parla di una differenza di segnalazione per le reazioni gravi che è di circa 300 volte, ovvero una reazione grave segnalata in modalità passiva equivale a circa 300 reazioni gravi segnalate in modalità di vigilanza attiva. La vigilanza attiva riguarda il coinvolgimento ovviamente dei medici che si premurano di chiamare la famiglia, sapere come è andato il post vaccinazione, viene fatto raccogliere un diario con, con tutto quello che si può osservare sul bambino e quindi si lascia comunque al genitore ancora la possibilità di diagnosticare eventuali problemi. E nonostante questo la differenza è di centinaia di volte tra la passiva e l'attiva. Per le reazioni non gravi la differenza è di circa 1500 volte. La differenza quale tra grave e non grave? Che quelle gravi hanno richiesto un ricovero in ospedale, con una permanenza che può andare avanti anche per mesi e con un'invalidità che può essere anche permanente. Tornando all'inizio di questa nostra serata, con le famiglie che hanno visto ancora una volta buttare fuori dalle scuole i propri figli, perché i dirigenti scolastici hanno applicato questa legge unicamente nella parte sanzionatoria che compete loro, quindi hanno ricevuto notizia dall'ASL che questi bambini non risultavano in allegro con il calendario vaccinale, hanno prodotto direttamente le espulsioni, non lasciando scampo a questi genitori che comunque non erano nemmeno mai stati contattati dalle ASL. La legge 119 prevederebbe che la famiglia venisse contattata con un previso di almeno 60 giorni ad un colloquio molto molto più lungo di quello che avviene normalmente negli hub di vaccinazione pediatrica dove la famiglia si reca con il bambino in braccio e non ha certo il tempo e nemmeno la voglia di porre dei quesiti troppo complessi ad un medico, eh, quando questo magari ha già la seringa in mano. Ma la legge propone un colloquio che può durare anche più di due ore, che prevede la presenza di due sanitari, un medico ed eventualmente un altro medico oppure un infermiere, e che dà la facoltà alla famiglia di verbalizzare tutto quello che viene detto, perché in quel colloquio. Viene chiesto ai genitori se vogliono mantenere o no la loro posizione e quindi se vogliono andare avanti o meno con il calendario di vaccinazione. Ma prima di affermarlo hanno il diritto di porre tutte le domande che vogliono, come prevederebbero le leggi che garantiscono il consenso informato. In Italia, in della Sorte, la legge che ha garantito nuovamente questo diritto è la legge 219 che è stata approvata alla fine del 2017 e poi messa in gazzetta agli inizi del 2018. Questa legge è semplicissima, prevede persino che la famiglia possa portare un amico, un conoscente oppure un medico con sé e lasciarlo parlare al suo posto. All'articolo 1 si dice che il genitore o la persona che vuole esercitare il consenso informato può portare con sé qualcuno che parli al suo posto e che dica anche io non voglio ricevere informazioni e non voglio però nemmeno andare avanti con questo trattamento. Questa affermazione tra l'altro scagiona il medico vaccinatore da ogni responsabilità civile o penale perché viene affermato quella che è l'intenzione del suo paziente. È previsto da una legge. Allora abbiamo posto negli anni dei quesiti che non vi leggerò perché il tempo altrimenti verrebbe rubato agli interventi dei medici che ho l'onore di avere questa sera. Abbiamo presentato dei quesiti che vengono posti dal 2017. Si chiede un confronto pubblico con le ASL in modo che questi, questi quesiti che sono molto eh, vicini all'aspetto della sicurezza e alla prassi che rappresenta le criticità maggiori vorremmo solo che ricevessero una risposta in pubblico. Vorremmo, per dirne uno tra tutti, sapere come mai quando la famiglia porta il proprio figlio di due mesi a fare le prime dosi non viene mai rilasciato alla famiglia il numero dei lotti che sono stati iniettati, ma nemmeno il nome commerciale dei farmaci che sono stati iniettati. Chiunque abbia un animale sa che invece il veterinario applica un adesivo colorato chiamato fustella che viene tolto dalla, dalla fiala del farmaco e messo semplicemente... Sul registro della vaccinazione. Per noi non è giustificabile questa differenza, perché senza quel numero di lotto non si può produrre la segnalazione di reazione avversa in autonomia e si rende più complicato anche farla attraverso il medico, perché comunque bisogna poi chiedere il registro di vaccinazione in ASEAN. Abbiamo chiesto come mai alle famiglie, durante quel brevissimo colloquio, non venga detto che le reazioni avverse possono essere anche mortali. Alle famiglie si dice solo che può esserci della febbre. Un po' di rassore sul sito di iniezione oppure può arrivare qualche sintomatologia ehm, che mostri magari un esantema che viene chiamato morbillino magari oppure qualcuno lo chiama quinta malattia. Poi lo lascerò dire ai medici. Si porta la famiglia di fatto a prendere sotto gamba un atto che non è reversibile. Eh, la si rassicura su degli aspetti che io mi domando ancora oggi come facciano poi i medici a dare rassicurazioni in sede di vaccinazione dato che nemmeno loro hanno accesso a quelle informazioni che potrebbero dare una rassicurazione. Una di queste domande, ad esempio, riguarda le componenti contenute nei vaccini. Essendo protetti da brevetto ed essendoci una soglia minima al di sotto della quale non è obbligatorio divulgare cosa è contenuto, come facciamo noi a sapere se ci sono delle sostanze a cui nostro figlio magari è sensibile? O magari è già saturo di queste sostanze e andrebbe a aggiungere quella goccia che farebbe poi scatenare delle reazioni molto gravi? Nessuno dei medici ha mai potuto dare una risposta del genere. Un'altra domanda riguarda eh, la presenza di lotti evidentemente fallati. Se questi producessero tante reazioni avverse sul territorio e queste venissero per ipotesi segnalate all'istante, in che modo il medico vaccinatore potrebbe vedere la quantità di queste segnalazioni segnalate magari nell'ultima settimana? Abbiamo posto questa domanda sia pubblicamente che privatamente al medico in sede di colloquio e la risposta è sempre... Noi non abbiamo il potere di vedere queste segnalazioni in tempo reale, perché vengono raccolte nel caso del Piemonte dal Seremi e poi vengono spedite all'AIFA, la quale pubblica dei report annuali, che sono anonimizzati e sono puramente dei dati numerici e statistici. Di fatto i medici non hanno la possibilità di bloccare sul nascere una sequela di danni che si potrebbero benissimo prevedere. Eh, ho chiesto a diverse famiglie che ho conosciuto in questi anni, che hanno purtroppo avuto il danno più grave, cioè la perdita di un figlio, di testimoniare davanti ad altri medici e davanti ad altri genitori quello che hanno dovuto attraversare. Eh, come mi aspettavo, avendoci parlato di persona in questi anni, nessuno di loro ha trovato la forza per parlare in pubblico, però mi hanno autorizzato di raccontare davanti a voi anche brevemente le loro esperienze e eh, io faccio molta difficoltà a riassumerle perché sono sempre dei casi veramente mh, quasi surreali da descrivere. E, molto simili tra loro tra l'altro. Una madre che oggi non è potuta venire ma che ha lasciato uno scritto di suo pugno affinché io lo leggessi, ha raccontato la storia del figlio di nome Mattia qua nella provincia di Cuneo, il quale dopo la prima dose alcuni facoltativi, ricevuta nel 2006, eh, tornò a casa addormentandosi mostrando semplicemente non neanche quel rossore o quella febbre che avevano previsto i medici, ma semplicemente un po' di sonnolenza in più. Eh, purtroppo al mattino, al mattino seguente, e tra l'altro il bambino è stato vaccinato a 13 mesi, il mattino seguente il bambino non ha più riaperto gli occhi, la famiglia lo ha trovato semplicemente nel suo lettino eh, e tra l'altro... I medici trovando il bambino in quella condizione hanno decretato che si trattasse di SIDS, quindi una sindrome da morte improvvisa, che viene di fatto scorrelata da qualunque evento. Viene accettata ad oggi la SIDS come una causa priva di, di eventi scatenanti, ma che può avvenire, magari se il bambino dorme a pancia in giù o a pancia in su, dipende dai periodi in cui ci viene raccontato il motivo principale. Avrei tante altre storie simili a queste, come la storia di un altro bambino a Chiaffredo di Tarantasca, che aveva due anni, frequentava l'asilo, aveva tra l'altro tutte le dosi a posto, secondo il calendario vaccinale. La madre di questo bambino è stata chiamata dall'asilo. L'asilo minacciava di non far più frequentare il bambino se non avesse provveduto a regolarizzare il calendario, quindi hanno ricevuto una segnalazione dall'ASL per questo. La madre ha portato il figlio a cui non mancava niente se non una dose di un vaccino facoltativo, che era il meningococco. Dopo cinque giorni anche questo bambino, di cui non faccio il nome, ma se volete chiedere in privato, i genitori sono disponibili anche eventualmente a un confronto, eh, dopo cinque giorni il bambino... Non si è più svegliato, è andato a dormire, aveva mostrato nei giorni precedenti un po' di irritabilità, più del normale, ma quando hanno due anni e parlano poco è difficile capire cosa sia dovuto. La famiglia, anche in questo caso, è stata rassicurata in Asla dicendo che si trattava di un altro caso di SIDS e che non c'era nessuna correlazione con le vaccinazioni appena fatte. I genitori, però, che probabilmente hanno un istinto che supera anche queste parole, sapevano benissimo riconoscere negli occhi del proprio figlio un cambiamento. E tanti altri genitori, che hanno messo la firma nella nostra raccolta, hanno riconosciuto quel cambiamento il giorno stesso. Un altro bambino di Cuneo, che ho visto con i miei occhi e il cui padre ho accompagnato in Aslo per ottenere l'elenco di cosa gli avevano iniettato al mattino, aveva otto mesi. La sera stessa della vaccinazione, della prima vaccinazione, ha smesso di respirare davanti ai propri cari. È diventato viola, il padre è riuscito ad intervenire in tempo per rianimarlo, è stato poi portato subito in pronto soccorso e non ha più camminato per circa un mese. La madre e il bambino erano in ospedale, li ho visitati con i miei occhi. Quando siamo andati in ASL per chiedere cosa era stato iniettato, abbiamo scoperto dal registro che erano stati fatti tre vaccini facoltativi, che la famiglia avrebbe potuto anche non accettare. Anche rifiutare tranquillamente, quindi in una sola mattina ha ricevuto nove vaccinazioni, quattro iniezioni in tutto. Il padre, ovviamente, era molto arrabbiato, accorgendosi che di fatto è stato truffato, è stato preso in giro, è stato eh, preso in un momento di debolezza di perché, come vi dicevo, il bambino quando lo portate in questi luoghi non è sereno, non collabora con voi, spesso vuole scappare via e spesso i medici vi dicono, ci dicono. Ah, facciamo tutto questa volta così non dovete ritornare tanto loro hanno paura degli aghi sapete com'è facciamo due dosi nello stesso giorno o tre dosi nello stesso giorno questo bambino è salvo probabilmente per miracolo in questi anni ho visto alzarsi durante le nostre riunioni una decina di genitori che hanno raccontato un episodio identico ovvero bambino che diventa cianotico il giorno stesso dopo qualche ora dalla prima vaccinazione o dalla seconda vaccinazione è evidente che qualcosa non funziona è evidente che con una eclatante eh, verità su questi danni non si possa obbligare una famiglia ad andare incontro a un salto nel vuoto con questi rischi. Io vorrei, prima di dare la parola al dottor Lario Miedico, Vorrei fare un saluto insieme al dottor medico anche ad altri medici presenti, la dottoressa notario e il dottor Proietti, che conosco per aver seguito delle loro conferenze negli anni. Eh, lascerei se vogliono dire qualche parola su questo argomento, è un grandissimo piacere per me averli qui e poi darei la parola al dottor Medico che tra l'altro poche settimane fa è stato riammesso all'Ordine dei Medici di Milano, quindi Bene. prima della conferenza... Sì. Prima della conferenza ho ricevuto questa domanda sul dottor Miedico e mi ricordo ancora eh, quella conferenza tenutasi ad Alba nel 2017 quando il sindaco di Alba era stato informato che c'era stata una proposta di radiazione, poi lascerò al dottor Miedico il racconto su questo. E riuscimo comunque ad ottenere che la conferenza avvenisse utilizzando una sala per le riunioni della città di Alba anche contro le richieste dell'ordine del giugno che cercava di bloccare. Una libera espressione di un medico e una richiesta dei cittadini proprio su un argomento che riguardava i loro figli. Lascerei adesso la parola, eh, se il dottor Medico è d'accordo, alla dottoressa Notario e al dottor Proietti. Prego. Grazie tantissime. Buonasera a tutti, cari amici, buonasera. Io sono qui questa sera eh, anche in rappresentanza dell'associazione Saluzzo che Resiste, che abbiamo fondato in Saluzzo circa un anno fa, proprio con finalità di promozione sociale e divulgative, un'associazione assolutamente apolitica, apartitica e senza fini di lucro, proprio per cercare di andare incontro alle esigenze delle persone. Dopo il periodo, durante il periodo così buio del covid, abbiamo sentito questa necessità e pensiamo in questo modo di poter dare un buon apporto alle persone che ancora non hanno realizzato tutta l'entità delle problematiche che stiamo vivendo e di cui questa sera vediamo un aspetto che ci tocca particolarmente da vicino perché quando si mette le mani sui bambini questa è una cosa veramente inaccettabile e intollerabile. I bambini sono il nostro futuro, il futuro della società e il nostro compito è quello di preservarli a tutti i costi, ad ogni costo. Chi vi parla il 16 dicembre prossimo? Eh, compirà i suoi primi 50 anni di laurea. Io mi sono laureata il 16 dicembre del 74 e iscritta all'ordine dei medici di Cuneo eh, nel gennaio del 75. Sono stata sospesa durante il periodo del Covid pur essendo in pensione perché ho rifiutato la vaccinazione. Ho continuato lo stesso ad aiutare i miei pazienti. Anche se ero già in pensione e vi posso assicurare che non ne abbiamo perduto nessuno altro che tachipirina e vigile attesa, per cui sono la testimone di un mondo medico che purtroppo, mi duole dirlo, non esiste più. Ai miei tempi, la deontologia era sacra il principio di precauzione era intoccabile e io mi ricordo a proposito dei bambini il bellissimo logo dell'Unicef a chaque enfant Sa chance, ogni bambino doveva avere la possibilità di un bagaglio vaccinale tale da consentirgli di affrontare poi l'età adulta con sicurezza. Per cui noi non siamo dei novaks, non siamo persone con un'etichetta. Noi siamo dei medici che pensano, che pensano con la testa del medico, perché abbiamo un'etica alla quale non possiamo in alcun modo derogare o rinunciare, incominciando proprio dal calendario vaccinale della prima infanzia. Se naturalmente è molto importante fare un rapporto tra il rischio e il beneficio, sto pensando all'antipolio, sto pensando all'antidifterica, sto pensando a tempi in cui... Queste malattie per motivi igienici, per motivi economici, per mancanza di antibiotici, di cure adeguate, erano delle malattie difficili da curare e molto spesso mortali e che lasciavano altrimenti sui bambini colpiti delle gravissime alterazioni che si sarebbero portate appresso tutta la vita. Ma Fermo restando dei capisaldi irrinunciabili, quello che colpisce è come una legge tipo quella della Lorenzin che ha messo l'Italia come apripista di una follia vaccinale che poi si è concretata nel triennio pandemico quando abbiamo visto di tutto e di più. Al di là di ogni etica e di ogni ragionevolezza, ecco, questo è veramente inaccettabile. Soprattutto quando si parla ancora di vaccinare i bambini, addirittura ancora in questi giorni, di vaccinare le donne gravide. Ma voi pensate e nessuno si ribella, gli ordini dei pediatri, gli ordini dei medici, ma dove è andata a finire non solo la professionalità. Ma la decenza, la decenza di queste persone che mi rifiuto di chiamare colleghi. Ecco, io questa sera ho voluto portare questa testimonianza, la testimonianza di un medico che si onora al di là di ogni contingenza di aver fatto il medico prima di tutto, con il cuore ed è questo il modo in cui si deve fare la medicina, altrimenti è meglio andare a fare un altro mestiere, un'altra professione. Io elogio Cristiana Zori per la sua capacità di portare qui le famiglie, di svegliare nelle famiglie questo senso profondo di responsabilità verso i loro bambini, perché non bisogna credere a tutto, bisogna che ognuno di noi costruisca personalmente delle certezze, delle opinioni ed è per questo che siamo qui a fare divulgazione affinché tutti possiamo imparare ed avere un bagaglio che ci metta a riparo dalle tragedie di cui Christian parlava e che segnano non solo la vita perduta di questi piccoli bambini, ma anche la vita di quei genitori che perdono un figlio. Io mi auguro. Applausi Grazie. Mi auguro di essere stata chiara, parlo sempre col cuore, a volte dico anche delle cose difficili da dire, lo so, non sono cose semplici, cose agevoli, però ci si, dobbiamo imporci proprio la chiarezza che è fondamentale. Quindi abbiamo medici e pediatri autorevoli, l'amico eh, Proietti è un pediatra meraviglioso, uno di questi pediatri che lavorano con il cuore e quindi affidiamoci a questo tipo di cure, di sensibilità e di preparazione scientifica con la S maiuscola per poter agire nel migliore dei modi nei confronti dei nostri figli. Grazie a voi tutti. Buonasera, grazie Dario di essere qua, ci conosciamo da 40 anni forse. E devo dire che stiamo vivendo in un momento meraviglioso, perché se non ci fosse stata questa follia non ci sarebbe stata questa consapevolezza, questa coscienza di quello che sta succedendo, non solo a noi me non solo nei medici ma eh, a tutta la popolazione. Eh, volevo leggervi cosa dice l'articolo 4 del codice deontologico dei medici. Libertà e indipendenza della professione, autonomia e responsabilità del medico. L'esercizio professionale del medico è fondato su principi di libertà, indipendenza, autonomia responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale, i principi e le regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura. Il dottor medico è stato radiato, io ho avuto due processi, perché abbiamo voluto dare delle informazioni secondo scienza e coscienza, per cui a un bambino di due mesi avevo sconsigliato di fare la vaccinazione anti-epatite B, perché non aveva nessun rischio di prendersi l'epatite B a due mesi, quando era obbligatoria. Quindi... Stiamo vivendo in una situazione in cui la Costituzione prima e il codice deontologico vengono totalmente disattesi e chi non segue le regole del gioco delle istituzioni viene eliminato in qualche modo. Eh, non, non entro nel discorso eh, vaccinazioni malattie infettive perché sarebbe lungo ma interessante. Il fatto è che stiamo vivendo in una situazione, la medicina attuale è una visione dogmatica e riduzionistica. Dogmatica vuol dire che ha dei dogmi, non delle eh, conoscenze. Questo farmaco è assoluto, non c'è nessun'altra possibilità di decisione, tu devi usare questo farmaco. È riduzionistico, dice: oh, c'è una malattia. Infettiva che può provocare qualche decesso, per esempio il morbillo, per cui noi facciamo il vaccino a tutti in modo che nessuno debba morire. Questo quando è stato messo l'obbligatorietà del, del morbillo, i primi vaccini 30 anni fa, eh, alcuni di noi avevano detto chiaramente che era il modo migliore per spostare l'età. Della malattia morbillo dall'infanzia all'età adulta. Le malattie infettive virali, che sono quelle che prendono i bambini, quelle batteriche, il bambino sano non si ammala di malattie batteriche, le malattie virali, morbillo, rosolia, parotite, polio, eccetera, sono malattie che fatte nel, nel primi, nei primi anni di vita. In un soggetto sano non danno nessun problema e danno un'immunità permanente tutta la vita. Col vaccino non è così: il vaccino non dà un'immunità, tranne l'antipolio Sebin, perché è l'unica che viene presa per, vie, per via naturale, biologico, le gocce, mentre l'attuale antipolio SOLC che viene fatta per puntura. Non dà un'immunità permanente, è così il morbillo. Per cui eh, il quotidiano sanità di ieri dice, nell'immaginario collettivo il morbillo è una malattia infettiva pediatrica. Invece in questo momento, proprio grazie alla vaccinazione dei bambini, come ho detto vent'anni fa, il morbillo nel nostro paese è sostenuto dai casi di giovani adulti, compresi nell'età giovane, tra 25 e 45 anni. Cioè, si ammalano di morbillo gli adulti, ma non solo quelli che non hanno fatto il morbillo perché non hanno avuto l'occasione, ma anche quelli che sono stati vaccinati da, piccolo, da piccoli, perché la vaccinazione antimorbillosa non dura tutta la vita. Bisognerebbe fare dei richiami, come si consiglia ogni tot di anni. Quindi, la visione riduzionistica fa sì che ti dice io risolvo questo problema ma non considero tutti gli altri senza considerare l'aspetto degli effetti avversi a breve ma soprattutto medio e lungo termine delle vaccinazioni pediatriche. Grazie, buona serata, grazie Dario. L'iniziativa di questa sera è stata comunicata in modo del tutto trasparente, come ho detto prima, al comune, quindi alla persona del sindaco, ai dirigenti scolastici che hanno questa ingrata responsabilità di scegliere se attuare una legge solo nella parte sanzionatoria che di fatto nella regione Piemonte non è attuata nella componente del diritto, cioè quella del colloquio. E ovviamente è stato anche mandato l'elenco delle nostre domande all'ASL. L'ASL ha scelto di non presentarsi e ha mandato delle risposte per iscritto che poi lascerò commentare al dottor Mierico che ha potuto leggere il documento. Permane quello che dicevo all'inizio, cioè la non chiamata delle famiglie sistematicamente a quello colloquio formale che prevederebbe la legge. Queste dunque non potrebbero essere etichettate come famiglie e quindi genitori di bambini inadempienti. La legge era stata di fatto sospesa nel 2018 con una circolare regionale che bloccava questi colloqui e ha bloccato anche le sanzioni. Alcuni dirigenti scolastici hanno capito cosa significava questo messaggio e hanno smesso di espellere i bambini, soprattutto perché non aveva alcun senso dal punto di vista medico: dato che la loro presenza veniva impedita solo nelle strutture dell'infanzia gestite dal comune, ma non in quelle private. E poi erano bambini che magari avevano già frequentato per due o anche tre anni e che a sei sarebbero comunque rientrati nelle scuole pubbliche, perché per fortuna ancora il diritto di istruzione viene lasciato al di sopra del diritto di profitto di una casa farmaceutica. Ho informato, come dicevo, il sindaco che molto gentilmente ci ha accolto più volte per conoscere la, la questione e per ascoltare anche le parole dei genitori. Eh, ho il piacere di averlo qui con noi questa sera il sindaco di Savigliano, Antonello Portera. Sì, buonasera. Saluto tutti i presenti, quelli che sono di Savigliano e anche quelli che vengono da fuori Savigliano, mi pare di capire che sono molti. Saluto i medici presenti. Cristian ha appena detto che mi ha rivolto l'invito più volte, pressantemente, a essere anche presente. Eh, come faccio con tutti, ho accolto tutte le richieste di incontro che mi sono state rivolte, ho ascoltato. Eh, non sono un addetto ai lavori, mh, soprattutto dal punto di vista medico, però sento sempre il dovere di ascoltare tutti i miei cittadini. E sento il dovere di ascoltare anche eh, chi vuol parlarmi in questa occasione, quindi ascolterò con attenzione e, e vi auguro una buona serata. Buonasera, vi ringrazio di essere qui così numerosi questa sera. A me fa solo piacere e siete anche i primi a essere informati della presa per i fondelli che è stata la abrogazione della mia radiazione. Probabilmente tutti siete informati, io sette anni fa sono stato radiato dall'Ordine dei Medici con delle motivazioni veramente grottesche lontane dal mio comportamento mi piacerebbe leggerlo ma non abbiamo il tempo questa sera e comunque se a qualcuno interessa non gliele mando basta che dia il suo indirizzo comunque si tratta di ormai una documentazione molto grossa perché l'ordine dei medici ha preso la sua posizione a questo punto chiaramente io mi sono opposto, perché era mio diritto oppormi e vi garantisco che allora, parlo di sette anni fa, ero determinato ad oppormi fino a che fosse stata tolta questa vergogna sulla mia persona, sulla mia professionalità. Questo tanto per dire, poi sono le cose vergognose di questo paese perché sei mesi prima di radiarmi l'ordine dei medici di Milano mi aveva dato una medaglia per i miei 50 anni di attività professionale questo rendiamoci conto in che paese siamo ma quello che vi sto per dire vi garantisco che è anche peggio perché io mi sono opposto e per oppormi ho ritenuto giusto rivolgermi anche a uno studio legale eh, che eh, fosse dentro la materia, che è una materia che ci tocca tutti, perché parte dalla Costituzione, per cui la libertà di pensiero, poi avremo occasione, stasera posso solo accernarne, anche perché vi dico subito che lascerò il massimo di tempo possibile per tutte le vostre eventuali domande, perché per quante cose io possa dirvi stasera, ma stragrande maggioranza non faccio in tempo a dirvele, e magari qualcuno invece ha, dei, ha delle questioni specifiche da chiedere e io ci tengo proprio a soddisfare le vostre esigenze. Io sono qui. Queste conferenze le faccio da tantissimi anni, prima come conferenze soltanto informative e da quando io sono radiato come conferenze di denuncia per la vergogna con cui sono stato colpito dopo aver fatto sempre il medico. Io poi sono medico legale, per cui non è che curassi specificamente le persone per cui mi è stato impedito di lavorare e non a caso, perché poi è venuto il Covid e vi invito proprio a riflettere anche su questo per quanto succederà la prossima volta, perché ci sarà una prossima volta. Dobbiamo essere preparati tutti, non solo i medici, che grazie a qualcuno, per fortuna, Stasera ci sono. Ma che nelle mie conferenze di solito mancano completamente con la scusa che l'ordine dei medici gli ha vietato di partecipare alle mie conferenze. Vabbè, a me piacerebbe invece che qualcuno di quelli che verrebbero venissero e contestassero quello che io dico perché vi garantisco che se mi dimostrassero che non è la verità, e io vi, vi dico come medico legale me ne occupo da 50 anni, bene, se mi dimostrassero io veramente sarei l'uomo più felice del mondo, perché a me fare il medico è piaciuto sempre enormemente. Ho assistito decine, forse centinaia, di genitori vittime, i loro bambini vittime di vaccinazioni. Ho vinto decine di cause perché in Italia alla faccia di chi dice che i vaccini fanno solo bene, in Italia c'è una legge, la legge 210 del 92, che indennizza i danneggiati da vaccinazione. Allora se c'è una legge vuol dire che ci sono i danneggiati ma questi danneggiati vengono ostacolati in tutti i modi già il primo che interviene è il medico di famiglia purtroppo che alla madre che dice "Ma scusi, il mio bambino stava benissimo, l'ho vaccinato, lei mi ha detto che il vaccino fa solo bene, eccetera, eccetera, lo impone lo Stato perché adesso sono imposti dalla legge dieci vaccini. No, ma rendiamoci conto, guardate che dietro i dieci vaccini, e questo lo sapete tutti perché quelli che vengono a queste conferenze a volte ne sanno anche più di me, dovrebbero venire gli altri che non sono venuti questa sera, ma questo è un altro discorso. Qui dietro ci sono interessi giganteschi, ma non soltanto economici, ma anche ideologici. E qui apriremo un discorso eh, di tipo filosofico, che non, non penso sia il caso di fare questa sera. Comunque, vi stavo dicendo questa cosa, che è la prima volta che la dico perché l'ho scoperta ieri l'altro quando ho ricevuto le motivazioni della sentenza della Cassazione con la quale veniva abrogata la mia radiazione. Io sono stato felice dell'abrogazione, però non avevo letto ancora le motivazioni. Ho letto le motivazioni e vi garantisco sono trasecolato perché dopo aver abrogato la mia radiazione per un vizio di forma gravissimo della commissione del Ministero della Salute, la commissione che per ultima mi ha giudicato, che era formata da quattro membri invece che da cinque. Notare che i miei avvocati l'avevano subito notato, per cui cioè non era una cosa che questi potessero non sapere, ma l'hanno fatto lo stesso, perché loro pensavano che io non mi appellassi ulteriormente, allora la cosa finiva lì, perché non c'è nessuno che verifichi i giudizi di queste commissioni. Capite? Cioè è pazzesco. Se io non mi appellavo, la cosa era automatica. Io ero radiato definitivamente, ma qui è quasi peggio. Perché questa commissione ha deciso che la mia radiazione è abrogata. Ma io devo essere di nuovo giudicato dalla stessa commissione. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè. <ride> Sono follie incredibili. Mi fanno rigiudicare dalla stessa commissione che mi ha giudicato, che però è aumentata di un elemento perché qui mancava. No, ma vi rendete conto in che paese viviamo? E voi siete i primi a cui stasera lo dico perché l'ho saputo ieri l'altro e va bene, a questo punto. Lo dirò in tutte le conferenze in cui vado, ma lo dirò come denuncia di vergogna. Capite? Di vergogna. E qui le vergogne, se ci si pensa sulle vaccinazioni, sono tantissime. La prima vergogna è che noi abbiamo una corte costituzionale che è una, no, una costituzione che dicono che è una delle migliori del mondo bellissimo l'articolo 32 di questa costituzione vieta ogni obbligo di attività di, di azioni sanitarie per cui farmaci o roba del genere Certo, poi aggiunge se non c'è una legge che le impone, però aggiunge anche ma la stessa legge non deve in nessun modo trascurare alcun elemento di diritto umano. Poi, io, ma non solo io, io l'ho potuto dimostrare. Sui casi che ho seguito, che i vaccini uccidono delle persone. Per cui, cioè, no, non dovrebbe esistere. E a questo punto, cosa succede? Non c'è nessun organo che analizzi le decisioni prese dal legislatore. E in questo caso il legislatore, oltre al resto con un tradimento vergognoso, e qui sono costretto a fare i nomi dei partiti, perché sono stati i 5 Stelle che prima avevano denunciato le vaccinazioni, eccetera, eccetera, e all'ultimo momento con la Lorenzin si sono ritirati votando a favore insieme e facendo passare la legge. Ma essendo una legge incostituzionale, era una legge che non doveva passare. È chiaro? E quando un giudice si è rivolto alla Corte Costituzionale per chiedere su una causa specifica se rientrava o non rientrava nel, nel diritto legislativo. Pensate, la Corte Costituzionale ha detto che si rientra perché in fondo i vaccini, tranne piccoli disturbi, non fanno assolutamente male. E questo è un falso, cioè è un falso grossolano. Perché io stesso ho potuto dimostrare in modo inequivocabile. Perché guardate che quando muore un bambino. Viene, viene aperta una procedura penale per la quale è necessaria la certezza. Cosa significa la certezza? Che non ci può essere nemmeno il minimo dubbio. È chiaro? E questa è un'altra delle tante vergogne. Io per il primo... Potuto con una grande fortuna, guardate, io sono stato aiutato nella mia vita da delle fortune incredibili, ma comunque non voglio farla lunga perché nel caso del piccolo Emiliano eh, di Padova, bambino trovato morto al mattino dai genitori ed era stato vaccinato contro il morbillo nell'asilo il mattino precedente. Capite? Cioè, per cui a 24 ore dal vaccino il bambino è stato trovato morto dai genitori. Pensate, la fortuna incredibile nella tragedia, pensate, è incredibile proprio. Questi genitori di questo bambino abitavano sullo stesso piano di un mio carissimo amico di Padova il quale mi ha informato immediatamente e io mi sono trovato per la prima volta nella condizione unica di poter intervenire col bambino purtroppo appena morto, perché tutti i miei interventi precedenti, anche su un bambino di un paese qua vicino a Cuneo, tutti i miei interventi precedenti avvenivano su campioni di tessuti del bambino, le analisi venivano fatte su campioni di questi tessuti che erano conservati in formaldeide. E io tutte le, tutte le indagini per morti di bambino mi trovavo nell'impossibilità di dimostrare che era stato il vaccino proprio perché non si trovava il virus del vaccino in quei tessuti. Non so se rendo l'idea. Capite? E i medici legali che facevano l'autopsia con me per conto del giudice mi dicevano, dottore, qui abbiamo questi campioni che sono conservati in Formaldeide. E io dicevo, guardate, qui c'è qualcosa che non va, perché la Formaldeide non va bene. Non sapevo come venirne fuori. Quando è successo il caso di Padova del piccolo Emiliano, ho avuto un barlume. E ho detto questo bambino è appena deceduto, non facciamo mettere nessun campione in formaldeide e i campioni li facciamo congelare perché il congelamento non uccide i virus. Guardate, non ci credevo quasi nemmeno io e invece ho vinto la causa. Perché il medico legale che ha fatto l'autopsia con me su tessuti congelati ha dovuto dimostrare, ha dovuto riconoscere che il bambino era stato ucciso dal vaccino antimorbillo, perché è un vaccino modificato che si, si trova, eh, si, basta cercarlo che si trova. Ma se quel. Quel virus fosse stato distrutto dalla Formaldeide. Anche in quel caso non l'avremmo trovato. Bene. Voi credete che adesso i campioni siano conservati nel ghiaccio se non ne sono surgelati più ancora. Assolutamente no, si continua a metterli in Formaldeide e questa è una vergogna. Perché in questo modo non, si potrà sempre dire che non ci sono bambini uccisi dai vaccini, perché i vaccini non vengono trovati, quando invece basterebbe surgelarli per trovarli in tutti i casi. E sono centinaia di casi l'anno. E sono quelli dei pochissimi in cui i genitori vogliono andare fino in fondo. Perché la stragrande maggioranza degli altri genitori abbandonano la questione perché è troppo impegnativa e tutto. Bene, non vi voglio portare via ulteriore tempo. Ho portato delle diapositive. Mi auguro che abbiate dato un'occhiata a questa che è di, diciamo così di presentazione, ve la sintetizzo perché allora. Contro ogni obbligo di vaccini. E questo è quanto sancito dall'articolo 32 della Costituzione. E noi dobbiamo ribadire che va applicato. È una vergogna. La legge Lorenzin è una legge contro la Costituzione. Per cui dobbiamo impegnarci su questo. Comunque, per difendere. Vabbè. Eh... Poi impegniamoci, vabbè, a utilizzare la nostra intelligenza, eccetera. eccetera. Io in 50 anni d'attività, io non sono uno scienziato, io sono un medico legale e per vincere le cause io ai giudici devo presentare delle argomentazioni che però sono state studiate da scienziati e per cui io ho verificato tutta una serie di questioni che cerco di riportare e qui in sintesi le riporto. Malattie infettive non sono state debellate dai vaccini e questo è un punto fondamentale, perché invece ci vogliono far credere che sono stati i vaccini a debellare le malattie infettive, a parte che alcune malattie infettive, se ci pensate, sappiamo tutti. Che non sono state debellate dai vaccini, perché sono state debellate e i vaccini non esistevano nemmeno. Pensate alla peste, tanto per dire, no? Ma pensate a malattie che esistono ancora, e questo è tremendo. Io quando ci penso mi arrabbio in un modo incredibile. Pensate. La malaria, la malaria uccide nel mondo 350.000 bambini l'anno. 350.000 bambini l'anno. Eppure non si è ancora trovato il vaccino. Ma ci rendiamo conto. E questi ci dicono di aver trovato il vaccino del covid in tre mesi e mezzo? No, ma capite? Cioè banditi e sfacciati anche. Capite? Pensate, 350.000 bambini l'anno che muoiono di malaria. Cioè, io mi auguro che da incontri come quello di stasera vi restino alcune cose. Una di queste è questa. Guardate, 350.000 e non c'è un vaccino. Guardate, è una roba folle. Non parliamo poi di altre malattie per le quali i vaccini non funzionano. Pensate per esempio al vaccino antitubercolare, perché uno pensa che oh, la tubercolosi non esiste più. Ma non esiste più, certo non grazie al vaccino, perché è un vaccino che non funziona. Ma intanto la, eh, la tubercolosi esiste ancora e come? Capite? E non esiste un vaccino, ma non solo. Il colera, guardate, ci sono casi, epidemie di colera, c'è stata un'epidemia tremenda ultimamente ad Haiti, tanto per dire, no? Ma veramente potrei parlare per ore. Abbiamo avuto il colera di Napoli. Eh, se vi ricordate, io sono andato a Napoli, per, ero giovane laureato, per capire i, i, questa epidemia. Capite? Vabbè. Comunque, le malattie infettive non sono state debellate. I vaccini contengono molti tossici nocivi. Questo lo sanno tutti, ma non ci pensa nessuno. Ma rendiamoci conto: ci sono. 50, 60, a volte anche 70, tossici nocivi dentro i vaccini e noi li facciamo obbligatoriamente, senza esami precedenti per, per vedere qualche cosa, senza. Guardate, io poi mi arrabbio in queste cose. Capite che per sottoporre un bambino a un vaccino, con così tante sostanze tossiche all'interno ma bisognerebbe visitarlo bene prima, dopo dopo anche a distanza di tempo, perché guardate che come i vaccini uccidono dei bambini e uccidono anche degli adulti eh. non parliamo di tutti i morti per il vaccino anti-influenzale e questi sono adulti, capite cioè per ogni bambino ucciso per un vaccino, ci sono bambini colpiti in modo più o meno grave fino a livelli minimi, che gli stessi genitori non si accorgono che il problema che ha il loro bambino è cominciato qualche giorno dopo la vaccinazione, non associano nemmeno le cose. Vi rendete conto per cui delle dimensioni di questo problema? Ma non solo, andiamo avanti: Vabbè, possono produrre danni, in Italia c'è la legge che indennizza. Eh, vabbè, ecco, poi io ponevo la domanda per i danneggiati e uccisi da COVID. Capite che sul COVID è stato fatto in modo di non capire niente. Cioè, sono state impedite le autopsie. A me poi mi è stato impedito di farle perché mi hanno radiato. Io avevo decine, se non centinaia, di richieste di autopsie. E fare l'autopsia era il modo migliore per capire per che cosa di fatto si moriva. E per capire su dove agissero questi vaccini. E per cui indicare a chi farli e chi non farli. Capite? Ma qui nessuno pagherà, io spero che qualcuno paghi, però mi sembra una, una speranza e basta. Va bene, andiamo avanti perché sennò no non finiamo più. Passiamo al successivo. Vabbè, sì, anche il ruolo delle vaccinazioni. Vabbè, questo lo sanno tutti. Andiamo avanti, andiamo avanti, avanti. Ecco, il ruolo dell'igiene, dell'alimentazione e del benessere. Ora, è chiaro che ancora oggi, in paesi dove esiste la fame, che io ho messo al primo posto, perché mi si dice, ah, il morbillo in Madagascar ha ucciso 150 bambini, ma andiamo a vedere questi bambini come vivevano. Capite, io mi rendo conto che è più facile mandare là un vaccino. E mandargli da mangiare tutti i giorni. Ma riflettete su queste cose e allora voi pensate che qualcuno oggi in Italia non mangi abbastanza dei bambini, ma forse i nostri bambini mangiano anche troppo e anche cose sbagliate. È chiaro, per cui è questo il discorso fondamentale, ma non, non, non solo. In questi in paesi, Africa assenza totale di acqua potabile e fognature. Cioè, ma rendiamoci conto, sono quelle le condizioni. Ma quelle sono le nostre condizioni? No, non sono le nostre condizioni. Beh, povertà di massa, sovraffollamento abitativo e urbanizzazione selvaggia. Cioè, ma eh, abbiamo visto eh, le baraccopoli del Brasile. È chiaro che lì è incredibile, vuol dire che questi bambini sono bambini che hanno delle difese immunitarie eccezionali. Per cui noi per certi versi abbiamo perfino stiamo perfino eccedendo stiamo eccedendo nel dare da mangiare e il più delle volte cose sbagliate ai nostri figli. Capite? E questo va cambiato se vogliamo debellare veramente le malattie infettive. Andiamo avanti. Ecco, qui vi ho portato tutta una serie di elenchi con le malattie contagiose che esistono. Ma andiamo avanti perché sennò qui non, non la finiamo più, ce ne sono veramente tantissime. Andiamo avanti. Vabbè, qui dobbiamo aggiungere il Covid-19 e l'ho riportato. Andiamo avanti. Ecco, quello che preoccupa delle malattie infettive è la contagiosità e la pericolosità. Voi di ogni malattia infettiva dovete domandarvi se è molto contagiosa, perché poi le malattie infettive sono una diversa dall'altra. Ci sono delle malattie pochissimo contagiose, ma molto pericolose. E ci sono delle altre malattie contagiosissime, ma per nulla pericolose. Andiamo avanti? Vabbè, andiamo avanti, dai, perché sennò... No, eh, quindi si parla... Eh, vabbè, andiamo avanti, dai, tanto qui... Allora, oh, qui invece è un discorso fondamentale. La cosa fondamentale per tutte le malattie e che dobbiamo avere sempre presente è che non dobbiamo avere paura. Guardate, è la paura la prima cosa che uccide le persone. Io ricordo, dopo che sono morti due miei carissimi amici, due medici anche bravissimi, sono morti di Covid di aver fatto un video che ha girato abbastanza per l'Italia in cui invitavo a non andare in ospedale a tenere in casa una bombola di ossigeno perché non c'è dubbio che se ti manca il respiro se ti senti soffocare vai subito in ospedale perché non c'è di peggio che soffocare, ma bastava un po' di ossigeno. In questo modo, per fortuna, mi hanno telefonato centinaia di persone da tutta Italia e io per prima cosa cercavo di togliere la paura. Dicevo a queste persone che li avrei richiamati io tre ore dopo. E in queste tre ore però dovevano fare delle cose precise, che erano un modo per distrarli, non erano cose scientificamente valide, ma era per toglierli dalla fissazione della loro malattia. E il fatto di essere richiamati dopo tre ore li tranquillizzava. Non ho avuto un caso che mi sia stato detto, perché poi è chiaro che la persona non poteva dirmelo, ma i suoi familiari sì che mi avessero detto che uno solo di tutte queste centinaia di persone che mi hanno telefonato durante il Covid siano morti. Per cui veramente, prima cosa, togliamoci la paura. Andiamo avanti. Ecco, qui sono eh, alcuni dati statistici perché eh, su questi vi vorrei, vi vorrei far riflettere in modo particolare prima di passare alle vostre domande. Allora, qui incidenza di TBC dal 1955 al 2008. Allora, guardate questa curva. E non c'era un vaccino che funzionasse, perché quello che c'è adesso non funziona ancora, per cui immaginarsi quello che c'era allora. È chiaro? Per cui la TBC non è stata debellata dai vaccini. Guardate che questo, se lo rifate per tutte le malattie infettive, vedete che è la verità, perché parlo dell'Italia, non parlo dell'Africa o di altri paesi. Eh. Andiamo avanti. Allora, tassi grezzi di incidenza di TBC. Ecco, qui ho voluto fare una distinzione, ma un po' particolare, sui vari tipi di TBC, ma anche qui, guardate, è tutto, tutte forme uguali, non... la malattia parte nel 1955 e arriva 50 anni dopo, ma veramente praticamente scomparsa, e dico scomparsa per dire, perché non è scomparsa proprio per niente, però di fatto non è più una malattia che possiamo ritenere incidente e per cui i vaccini non ci sono entrati per la TBC, andiamo avanti. Vabbè, E qui vabbè. alcune vergogne sui vaccini in Italia. Eh, ben pochi sanno, anche qui l'avevo scoperto io proprio per una causa che ho fatto per un bambino deceduto a Porto Gruaro: c'è stata questa, questo vaccino sperimentato proprio a Porto Gruaro con il medico condotto di Porto Gruaro sono morti 33, 33 bambini no? e c'è una tomba di questi 33 bambini messi lì tutti insieme capite? questo però ancora in epoca fascista si era nel 33 poi il caso di morte per vaccino antipolio di Milano della dottoressa O, qui io metto O, però se a qualcuno interessa, questa si chiamava Oprandi e guardate, è il caso che citavo prima per cui la Corte Costituzionale ha detto che i vaccini in fondo non uccidono nessuno. Bene andate a cercare perché questa è una sentenza della Corte Costituzionale e ve la trovate. Bene, ma la vergogna di questa cosa è che questa dottoressa Oprandi era una dottoressa svizzera. Il marito, lei aveva avuto un bambino da poco e il bambino aveva tre mesi, il marito era licenziato e per cui era a casa e si occupava del bambino, si occupava lui, lei come dottoressa invece lavorava, bene a un certo punto il marito, il bambino viene vaccinato e il marito poco tempo dopo si ammala di polio e muore alla faccia, perché il vaccino era quello usato per il bambino. La dottoressa Oprandi, per cui essendo una dottoressa, è andata dalla Cattedratica della Virologia di Milano e gli dice, ma senta, può essere stato il vaccino che ha fatto il mio bambino ad aver contagiato mio marito che è morto, no? Era il vaccino Sebin, per cui un vaccino attenuato, non un vaccino ucciso, per cui un vaccino che teoricamente poteva anche rivirulentarsi. Bene, la cattedratica, dopo un'ampia discussione, gli dice assolutamente, guarda, vai tranquilla, non ci può essere nessun rapporto fra la vaccinazione del bambino e il marito che si è preso. E per cui la dottoressa Prandi se ne va. Va per, la macchina, per mettere in moto la macchina e c'è un tizio che la raggiunge e gli dice, dottoressa, ho sentito la discussione che faceva, vada sulla tale pubblicazione e troverà le iniziali di suo marito e l'età di suo marito. Capite? Il caso di suo marito faceva parte di una sperimentazione, di una ricerca ufficiale pubblicata. Naturalmente, non è stato difficile individuare le iniziali, l'età e capire che il marito era proprio morto per quello. E abbiamo vinto la causa per danni. Ma pensate l'assurdità di negare una cosa di cui invece sapevi benissimo che esisteva perché avevi pubblicato quel caso di morte. È chiaro, questo fa parte. Delle vergogne d'Italia, ma comunque. Poi il caso di difterita a Milano. Questo è addirittura ancora più grotesco. Perché vi dico in casi di in 50 anni di, di medico me ne sono capitate tante che potrei scrivere dei volumi. E se domani avessi tempo, e spero di averlo nonostante l'età, eh, queste cose le scriverò. Bene, anche questo è un caso. Difterita a Milano, cosa succede? C'è una bambina in ospedale che sta male, sempre più male. Questa bambina però è figlia di un farmacista. Il farmacista si prende paura perché dice, cavolo, sta bambina sta sempre più male. Allora va dal primario del reparto dove era ricoverata la bambina e gli dice, senta, voglio dirle che la mia bambina ha fatto cioè non è stata vaccinata contro la difterite, perché io le ho fatto fare un certificato fasullo. È chiaro? Per cui il giorno dopo i giornali di Milano pubblicavano titolo di prima pagina difterite a Milano senza nessuna verifica. Il segreto professionale non parliamone nemmeno. Immaginarsi, la bambina tre giorni dopo muore, naturalmente si apre un'indagine penale, per cui il medico che aveva fatto il certificato fasullo della vaccinazione, che non aveva fatto, è chiaro, viene perseguito per omicidio colposo. Capite? Cioè, non una roba da niente come il falso in atto pubblico. Omicidio colposo. Questo medico viene da me e mi dice «Medico, sei tu che mi puoi salvare perché qui eh, la, tutti sono contro di me, con la stampa che la difte...» Io dico «Ma senti, dovresti essere tranquillo perché... Non esiste un caso di difterite, cioè o c'è un minimo di epidemia, o qualche cosa, oppure proprio insomma, lui mi dice difendimi. Dico: Guarda, io ti difendo, però se per caso io sono convinto che non può essere un caso di difterite, ma se per caso lo fosse, io affermo che è stata la difterite, nonostante io sia il tuo medico legale. È chiaro, per cui io mi, eh, ci, ci tenevo a dire la verità comunque. E lui mi ha, eh, non sapeva a chi rivolgersi, mi ha detto va bene. A questo punto ho preso in mano le cartelle e ho visto che non era, non, cioè proprio non c'era nemmeno un segno minimo che potesse essere difterite. E infatti è stato facilissimo dimostrare che la bambina. Non era deceduta per difterite e per cui il caso tornava ad essere falso in atto pubblico e non omicidio colposo e per cui finito archiviato e niente. Ma vi rendete conto la vergogna? Basta che un primario, invece di tenere per sé come segreto professionale una cosa di questo genere, la dicesse a un giornalista. Che subito c'è la difterite a Milano. Immaginate quante mamme terrorizzate si sono precipitate al telefono per dire voglio fare la vaccinazione antidifterite. Cioè, ma vi rendete conto in che paese viviamo? Perché anche qui io finora non ne ho nemmeno parlato, ma la stampa. È venduta alle ditte farmaceutiche perché le ditte farmaceutiche la corrompono con la pubblicità non è una corruzione diretta questi non sono cretini che domani verrebbe fuori in un modo o nell'altro abbiamo fatto pubblicità e come fai a dire che è corruzione a loro faceva comodo la pubblicità l'hanno pagata è chiaro rendiamoci conto degli interessi che ci stanno dietro a queste cose. Va bene. Ecco, il, il piccolo Emiliano è il caso che vi ho detto di quel bambino morto per eh, la vaccinazione antimorbillo. Eh, vabbè, poi gli interventi preventivi del eh, Green Pass, meglio non parlarne perché si aprirebbe un tema talmente grande. Andiamo avanti. Oh, questo è un altro discorso, anche qui vi invito a rifletterci, perché magari qualcuno di voi ha delle domande specifiche da fare su questi vaccini, perché vaccini ne esistono veramente un numero enorme. Andiamo avanti. Allora, molte malattie infettive sono scomparse o sono tenute sotto controllo senza che mai sia stato prodotto vaccino. E in effetti basta pensarci un attimo. In Italia, perché la malaria vi ho detto, 350.000 bambini l'anno. Guardate, è terribile. Ma poi il colera, malaria e colera, in Italia dopo Napoli non ci sono più in senso. Ma non solo. La peste, la lebre, la sifilide, la SARS, mentre altre erano in declino, ancora prima dell'avvento delle vaccinazioni. Per cui sicuramente i vaccini non sono stati quelli che hanno determinato la scomparsa o la diminuzione drastica di molte, della stragrande maggioranza delle malattie infettive. Andiamo avanti. Ecco, qual è stato il contributo dei vaccini nella diminuzione di alcune patologie? E qui ho riportato il caso dell'epatite B. Guardate, l'epatite B, vedete che stava crollando, quella scura è eh, perché quelle sotto sono per età diverse, ma comunque anche nelle età diverse stava crollando. Guardate quella lì sopra, l'epatite B stava crollando, è arrivato l'obbligo dei vaccini, e qui ricordiamo, è l'obbligo del Di Lorenzo. Eh. È di Lorenzo che ha preso 600.000 lire. No, sì, 600 Adesso con l'euro faccio fatica, eh, io tuttora, anche quando faccio la spesa, traduco sempre tutto in, in lire e allora capisco che furti. Mia moglie non, non la capisce, invece farebbe bene a tradurre in lire. Comunque, allora, qui eh, per farvi vedere le patite stava già crollando hanno messo in galera di Lorenzo ma non possono dire che non conoscevano che l'epatite stava già crollando eh, infatti non l'hanno radiato ma non hanno radiato nemmeno il dottor Brega Massone non so se qualcuno se lo ricorda È quel chirurgo che alla Santa Rita ha ucciso dei pazienti pur operandoli in, che non ne avevano bisogno ed è stato condannato per omicidio. Bene, io mi sono informato quando mi hanno radiato, ho voluto sentire bene, Brega Massone non era ancora radiato, non so se l'hanno radiato di recente, ma almeno sette anni fa, ed erano otto, nove anni che era in galera, non era ancora radiato. Questo per dire i criteri con cui si radia la gente. Andiamo avanti. Ecco, e questa è l'ultima delle diapositive che vi faccio vedere, ma guardate, è la più importante. Guardate, sono sei malattie, mortalità per malattie infettive in Italia. Guardate, sono la scarlatina, il morbillo la pertosse, la difterite, il tetano e la polio. Guardate, io individuo 50 anni, 50 anni in cui non c'erano ancora i vaccini, Uè, in cui non c'erano ancora i vaccini. Guardate, si va per il morbillo, quello viola, 25.000 morti l'anno di morbillo nel 1887 bene senza nessun vaccino nel 1950 erano dieci no ma vi rendete conto cioè e questo riguarda tutte queste guardate Tutte sono uguali. Quando io dico che non sono stati i vaccini a debellare le malattie infettive, e guardate che questa mica me la sono inventata io, questa è una slide del ministero, eh. perché io non sono uno scienziato, non, non saprei nemmeno come tirarli fuori questi dati. E la Lorenzin, per cui, la conosce benissimo. Ora, se a qualcuno interessano, io le lascio agli organizzatori di questo, di questo incontro tutta la serie delle diapositive, anche quelle su cui io sono passato velocemente, sono tutte a vostra disposizione. Perché a me fa solo piacere se vengono diffuse il più possibile. Va bene? Grazie. Grazie, dottor Miedico. E adesso si apre la parte più utile e più interessante, quella che normalmente non c'è quando si assiste ad una conferenza eh, organizzata da chi invece promuove i farmaci, e cioè quella delle domande libere che il pubblico può porre. Eh, possono porle anche ovviamente i colleghi del dottor Miedico, non solamente i genitori. E, mh, inviterei tutti ad approfittare di questo momento perché ci sono delle... Conoscenze che il, eh, il dottor medico non, non trasmette spontaneamente o su cui magari lui sorvola ritenendole poco, poco, poco interessanti, che invece poi sono fondamentali eh, quando ci si trova davanti ad un bambino che sta per nascere o quando questo bambino magari ha pochi mesi eh, e sono dei dubbi comuni che, che le famiglie hanno. Alcuni di questi dubbi riguardano proprio la paura di cui parlava prima il dottor Medico, e eh, spesso questa paura viene portata attraverso delle telefonate. Eh, facendo degli esempi, alla, alla ricezione delle prime mail o delle prime lettere da parte dell'AS locale, eh, viene fissata in automatico, del tutto in automatico, una prima data di vaccinazione tra i due e i tre mesi. Ma molto spesso, quando il primo appuntamento viene saltato. Arrivano anche delle telefonate. Alcune di queste telefonate, anche sul nostro territorio e ne abbiamo la prova, eh, portano la paura nelle famiglie. Spesso la persona che telefona non si identifica, dice solo che chiama da parte di un ASL e, e molto spesso è capitato che le, le mamme venissero letteralmente terrorizzate, e le si chiedeva come trovassero il coraggio di portare i loro figli in giro al mercato o in macchina all'aperto senza aver ancora fatto le vaccinazioni cosa state aspettando perché avete saltato l'appuntamento quali sono le ragioni per cui lo avete saltato tanti dei genitori presenti hanno, hanno le personali ragioni per averle fatte o per non averle fatte ehm, alcuni di voi sicuramente però hanno ancora dei dubbi che sono rimasti da quel momento in cui sentivate dentro di voi che forse non era necessario iniziare a due mesi con delle vaccinazioni a questo proposito vorrei ricordare le prime, le prime leggi che in Italia hanno portato l'obbligo vaccinale e soprattutto quella della polio come anche quelle successive del tetano ebbene l'età delle prime vaccinazioni è partita a 24 mesi è partita a 24 non a 2 o a 3 mesi e ad oggi le stesse, le stesse Tipologie di vaccino che sono state promosse per la prima volta a 24 mesi vengono proposte a 2 mesi perché il calendario viene anticipato. Di fatto viene anticipato e alcune delle reazioni avverse più comuni, di cui poi parleremo anche con il dottor Miedico e anche volendo con i medici presenti, eh, riguardano il sistema neurologico, riguardano la capacità del bambino eh, che a volte aveva già acquisito. Una buona dote di vocaboli, quindi sapeva già parlare, e nel giro di pochi giorni, spesso dopo l'antimorbillo, dopo delle febbri anche molto elevate, non parlano più. Dimenticano completamente questa capacità acquisita più o meno dai 15-16 mesi in avanti, non parlano più smettono completamente di interagire, diventano catatonici, diventano molto più irritabili, ehm, hanno delle problematiche intestinali, quindi la loro alimentazione sembra non andare più bene. Stranamente alcuni di loro non tollerano nemmeno più il glutine. Questo cambiamento avviene di colpo e spesso avviene dopo le prime vaccinazioni contro il morbillo, ad un'età che normalmente va dai 12 mesi ai 18 mesi, a seconda del rispetto o meno del calendario. Ed è molto difficile poi associare realmente se questo disturbo neurologico eh, sia coll collegato o meno alla vaccinazione, più che altro è difficile dimostrarlo, perché il genitore si accorge del cambiamento, il genitore vede che qualcosa non è più come era prima, eh, vede negli occhi del bambino, il genitore capisce che quelle notti che prima scorrevano senza un risveglio e adesso invece vengono interrotte da delle urla, delle urla anche terrificanti che prima non erano mai state sentite, il genitore capisce che è cambiato qualcosa. Eh, ho sentito queste testimonianze dal 2011 in avanti, ho parlato davanti a centinaia di genitori, a volte anche in una volta sola, migliaia nel tempo, ho sentito testimonianze personalmente oppure esposte in pubblico, pronunciate davanti ad altre persone, alcune di queste sono state registrate, alcune di queste sono state filmate e quindi ci sono altre centinaia di testimoni per quello che vi sto dicendo, molti dei presenti lo sono. Di conseguenza, il fenomeno della, della vaccinazione è per forza per noi, collegato, per noi genitori collegato anche alla conoscenza di un rischio. Ogni volta che ci si presenta davanti a questi soggetti incaricati di portare avanti il programma vaccinale, il genitore, minimamente preparato, minimamente informato, che quindi ha elaborato questo subbuglio nello stomaco eh, che si è sviluppato ricevendo la prima convocazione, prova a porre de, delle domande, dei quesiti, cercando delle garanzie. Allora i genitori più preparati magari parleranno di rischio, chiederanno al medico ma come mai nelle pubblicità si parla di un rapporto rischi-benefici indubbiamente a favore delle dosi vaccinali? Perché per mio figlio non sono stati fatti dei calcoli? Chi lavora in ambito tecnico oppure ha avuto degli studi scientifici o matematici sa benissimo che il rischio è una componente quantificabile, è data dal prodotto tra il danno, quindi la quantificazione di quanto danno può arrecare un evento, unito al prodotto con la sua probabilità che occorra. E quindi torniamo al discorso che abbiamo visto nelle slide precedenti, avere la paura per una patologia che potrebbe far sviluppare dei sintomi anche gravissimi o fatali, però va correlato alla probabilità di contrarla. E quindi l'epatite B nei bambini di due mesi, sicuramente i bambini non andranno in giro da soli nel parco con il rischio di toccare delle siringhe infette. Queste sono domande che sono state poste poi anche ai medici del servizio vaccinale, a cui chiedevamo ma perché ci viene imposto per giunta l'obbligo dell'epatite B. Vi assicuro che le risposte date sono veramente incredibili, sono molto variegate, alcune di quelle che abbiamo sentito eh, sono legate proprio al brevetto e alcuni medici nella loro spontaneità o nella loro ingenua trasparenza ci hanno proprio detto che non è possibile scindere per i bambini il vaccino dell'epatite B dalle altre componenti perché è più comodo usare l'esavalente e tra l'altro la componente dell'epatite B è quella che per prima è stata brevettata e quindi tutte le altre adesso in un esavalente sono coperte dal segreto industriale e quindi il brevetto copre interamente il farmaco. Questa è una risposta molto rassicurante quando una famiglia chiede di conoscere ad esempio il contenuto dei farmaci. Alcuni genitori si sono spinti a voler approfondire l'aspetto allergologico e quindi hanno chiesto all'allergologo, che è lo specialista in una materia per cui il medico di famiglia o il pediatra non dovrebbe ehm, esprimersi con delle eh, considerazioni, a meno che non abbia la specializzazione nell'allergologia. Ecco, loro stessi scrivono come conclusione clinica, se il genitore pone delle domande sul rischio di avere reazioni allergiche per le vaccinazioni attualmente in obbligo. Nelle conclusioni c'è sempre scritto che non esistono reagenti che possano evidenziare una reattività alle componenti del vaccino. Di fatto, quindi, nessuno può dare una garanzia che il nostro figlio o il bambino non reagisca anche con un processo anafilattico fatale al contenuto del farmaco che sta per ricevere. Questo lo afferma lo specialista che dovrebbe dare una garanzia su questo. Dunque, questo rapporto rischi-benefici non si può calcolare per quanto riguarda il rischio allergologico, perché non esistono reagenti e possiamo produrre queste conclusioni cliniche, ne abbiamo decine, abbiamo decine di referti a seguito della prima indagine allergologica su, sui bambini. Che finiscono sempre in questo modo. Poi si, parta, si parte eh, su un altro aspetto che è quello tossicologico, lo riassumo brevemente perché qua molti dei genitori presenti hanno fatto la stessa domanda. Se è vero che l'alluminio, per citarne uno, dato che è dichiarato anche nei fogli illustrativi, se è vero che l'alluminio può avere un esito neurotossico nel soggetto che ne accumula troppo, se è vero che il Ministero della Salute ha anche definito qual è il valore e ha dichiarato che l'alluminio è assunto per via iatrogena, dunque non quello che mangiamo ma quello che ci viene iniettato. Quando raggiunge i 40 microgrammi per siero, ci riferiamo credo al siero spinale, ed è quello che eh, viene scritto nel documento del Ministero della Salute: ecco, raggiunti i 40 microgrammi ha sicuramente un effetto neurotossico sul soggetto, che sia adulto o che sia un neonato. Aprendo i fogli illustrativi, vi invito sempre a farlo, se parliamo di questi argomenti possiamo avere la carta che racconta dei numeri e tanti medici hanno verificato questo, questo calcolo. Aprendo il foglio illustrativo e noi vediamo che la quantità di alluminio presente nell'esavalente ad esempio supera, facendo il conto totale, di circa 150 volte la soglia che il Ministero della Salute ha stabilito essere neurotossica per chi lo riceve per via iatrogena. Domanda posta ai medici pediatri, ma anche ai medici delle varie ASL in tutta Italia: la risposta è: non sapevo niente di questa quantità, non sapevo nemmeno che il ministero avesse dichiarato una soglia ben precisa che definisce un valore neurotossico, non sapevo ci fosse alluminio nei vaccini. Ma ancora di più, e abbiamo le prove, ancora di più sentiamo dire dei medici vaccinatori. Ma io quel foglio illustrativo, sinceramente, non l'ho letto. Oppure facendo una domanda più approfondita e chiedendo se esistono altri documenti più dettagliati come ad esempio le schede tecniche, magari chiedendole anche al responsabile di un servizio di vaccinazione, sentiamo dire io non l'ho mai aperta la scheda tecnica, credo sia di 100-150 pagine ma non c'è bisogno di aprirla, tanto gli effetti sono lievi. Saranno lievi anche per suo figlio, non si deve preoccupare, è inutile andare dentro questi dati che tanto servono solo per gli specialisti. Eppure il conto dell'alluminio è semplice, lo può verificare chiunque, i dati di cui io sto parlando sono attualmente pubblici, si possono scaricare dal sito del Ministero della Salute e se volete un bugiardino lo trovate sul sito dell'AIFA. Oppure lo potete chiedere al vostro pediatra. Un calcolo che si fa in 5 minuti, si fa la somma dell'alluminio sfossato e si paragona alla quantità definita neurotossica. 150 volte per un neonato chiamato alle prime dosi, diventa di 40-50 volte se il bambino invece ha già raggiunto un anno di vita. Come si fa quindi alla fine di questo tentativo di un bilancio tra rischi e benefici a continuare ad affermare che il bambino avrà sicuramente dei benefici? Come ho detto prima, alcuni dei bambini espulsi avevano già frequentato da 2-3 anni, quindi avevano 3, 4, 5 anni, senza aver mai ricevuto niente e sono sani. Come si può dire che un bambino sano possa essere ancora più sano ricevendo qualcosa che è sicuro, che può fare male a qualcuno, magari non a tutti? Questa domanda non ha risposta, i medici poi si fermano normalmente davanti a queste domande e dicono ma guardi, noi non possiamo né convincerla, tantomeno costringerla, se decide di non andare avanti col calendario vaccinale noi non la costringeremo di certo, lei ha la libertà di scegliere, il genitore sì ha la libertà di scegliere, però dopo il figlio non va più a scuola. Dopo il figlio viene segregato, almeno dalle scuole pubbliche, e non ha più diritto di accedere alle strutture che avrebbero un, anche una tariffa di accesso vantaggiosa. Quindi solamente il genitore che ha le facoltà economiche per trovare delle alternative, il tempo, un'auto a disposizione per portare il bambino nella prima sede vicina privata può permettersi di essere libero nella scelta. Ci sono diversi avvocati qua in sala. E credo che però ci siano almeno due articoli della Costituzione, forse anche tre, che vengono completamente calpestati in questa catena evidenziata all'interno della legge Lorenzin. Io vorrei chiedere adesso a qualche genitore, può essere delle domande ai medici presenti, se volete il dottor medico è sempre a disposizione e vi lascio la parola. Io vorrei chiedere una cosa sui eh, vaccini pediatrici eh, nell'età da 0 a 6 anni, perché credo che questa sia l'età più difficile per controbattere eh, contro un dirigente scolastico della scuola dell'infanzia e contro le ASL che premono, pressano i genitori eh, affinché siano in regola i bimbi con le vaccinazioni obbligatorie. Arrivati a sei anni, poi dopo il problema diciamo non sussiste più perché in realtà l'obbligatorietà dell'istruzione prevale sulla vaccinazione. Quindi non ti rompono più le scatole dopo i sei anni. Io ricevo quotidianamente perché faccio attività di volontariato presso un'associazione per aiutare i genitori in difficoltà. Oggi ho ricevuto una telefonata qua da Torino, qua vicino, che diceva che la bambina al quinto diciamo, di cinque anni eh, non è, è stata espulsa da scuola, ripeto, a maggio, quasi a maggio dal dirigente scolastico il quale ha ricevuto dalla ASL locale tramite la ASL di Torino 4 e io ho la lettera in mano per un mese questa bambina se la deve tenere a casa lei non sa come fare non ha la possibilità e quindi la domanda è questa quali sono alla fine gli escamotage le soluzioni per Differire la vaccinazione che siano efficaci perché per esempio lei ha mandato delle lettere a portare la bambina oltretutto si trovava in una situazione eh, di mh, qualche problema intestinale e quindi ha chiesto all'Atl se poteva differire. L'Atl non ha dato risposta ma vigliacamente ha informato il dirigente scolastico il quale ha ricattato questa donna la quale... Con, trovandosi nel panico, mi chiama e mi dice: Cosa faccio? C'è un avvocato che mi può dare una mano a capire come sbrogliare questa situazione? Io non la voglio vaccinare, voglio capire cosa c'è dentro. Anche perché ho un caso precedente di un altro bimbo che è stato malissimo a causa di questi vaccini. Quindi, in questa fascia d'età da zero a sei anni. Quali sono le migliori strategie per differire la vaccinazione e in qualche modo poi evitare di, quando uno non ha i mezzi per portarla in una scuola privata, in una scuola parentale che so io? Ecco, però se uno è obbligato a stare in una scuola pubblica, chiaramente eh, si trova poi veramente a, a combattere battaglie non, da non di poco conto. E quindi. Vorrei un parere autorevole se me lo potete dare, se me lo potete dare, se me lo può dare lei, o, chi per ecco, o qualcun altro ecco, su questo fronte. Grazie. Allora, se ci fosse un avvocato sarebbe sicuramente eh, più capace di me per specificare con esattezza che cosa va fatto. Indubbiamente, da quello che mi è stato detto, qui in Piemonte c'è un problema, perché per esempio in Lombardia, che conosco ben di più, uno basta che prenda l'appuntamento, no? E a questo punto ha diritto di mantenere il bambino nella scuola, perché solo con l'appuntamento con il medico eh, lì dell'ASL, no? Eh, questo gli dà diritto a continuare a frequentare la scuola. Questo per quanto riguarda la Lombardia e mi risulta forse anche per quanto riguarda la Liguria. Per il Piemonte so che ormai non fanno più questi colloqui perché mi è stato detto stasera e secondo me uno secondo me, dovrebbe semplicemente dimostrare che ha chiesto quel colloquio. Poi... Chiedere l'intervento del Tribunale dei Minori per far sì che il bambino, anche che non ha i sei anni, ma possa andare alla scuola materna. Questa è l'unica cosa che posso consigliarle, però è la cosa che mi viene in mente per fare intervenire per una volta il Tribunale dei Minori in funzione dei diritti del minore. Perché anche se la scuola materna non è obbligatoria come la scuola dell'obbligo, però il minore anche sotto i sei anni ha diritto a frequentare la struttura pubblica in cui socializza, eccetera, eccetera. Al limite si può anche far accompagnare da un certificato medico che dice che a quel bambino è particolarmente utile per il suo sviluppo la frequenza della scuola. Il che significa che se un direttore di questa scuola insiste a dire che non deve andare alla scuola, gli si fa causa per danni perché con quel certificato medico si va a dire voi state danneggiando il mio bambino. E a questo punto la cosa diventa più grossa. Però è una risposta che sto inventando al momento, no? sulla base dell'esperienza che ho e per cui posso dire da avere la quasi certezza ma preferirei se un avvocato che se c'è qui in sala eh, specificasse meglio per la questione del Piemonte perché io purtroppo conosco bene la situazione della Lombardia e, della, e discretamente della Liguria. Ecco, ma guardi, più io, più io ci penso, e più penso che questa sia perché in Italia basta mettere paura a qualcuno, capite? Basta dirgli: Guardi, che ti denuncio, qui ho gli elementi. A questo punto, questo direttore è costretto a rivolgersi a un avvocato per sentire che rischi corre, e in effetti i rischi della causa li ha sicuramente, con tutte le conseguenze, va bene? Se posso permettermi fare un'aggiunta un e dare un consiglio, dato che in questi anni abbiamo seguito tantissime famiglie che raccontano una storia simile, cioè magari un figlio che è stato molto male, l'altro che invece magari non è, per fortuna non è stato male, ma comunque non frequenta. Bene, per il primo innanzitutto bisognerebbe produrre queste benedette segnalazioni di reazione avversa. Dato che l'abbiamo verificato anche a livello legale, queste segnalazioni si possono fare anche a distanza di anni, ma sarebbe da capire dov'era il pediatra di quei bambini quando il primo è stato male. Perché per il primo bambino non è stato già prodotto un differimento o comunque un, una giusta segnalazione? Perché quello è già un motivo di attenzione per i fratelli o comunque per dare un occhio di riguardo in più verso di loro? E la prima cosa da fare quindi, normalmente, è quella: segnalare ciò che non è stato segnalato prima. Ed è molto interessante quando poi questa segnalazione viene mandata per conoscenza al medico pediatra che aveva in carico già quel bambino e all'ASL e al dirigente scolastico, ovviamente non si parlerà di queste cose, ma si dirà che si è attualmente in dialogo diretto con l'ASL e che quindi il dirigente è pregato di non, di non mandare altre informazioni alla famiglia come ad esempio le raccomandazioni a recarsi in ASL per vaccinarsi, cosa che spesso i dirigenti fanno. Se... È stato molto utile questa, questa sua risposta perché eh, sicuramente ho visto anche tanto omertà nei genitori che hanno anche avuto dei bambini più grandi ma sono stati in silenzio, cioè non, hanno, non si sono esposti, non hanno utilizzato i mezzi che dovevano utilizzare, avrebbero potuto utilizzare e si sono creati un danno e adesso questo danno è citato su, sui bambini più piccoli, sui fratelli minori o sorelle minori, eh, quindi è una cosa insomma, importante. Grazie comunque. Prego, noi le stiamo a disposizione per dare anche indicazioni su come segnalare, eh, c'è una guida che spiega chiaramente come fare anche da soli e con l'aiuto del proprio pediatra. Se ci sono altre domande vi passo il microfono. Buonasera, grazie di essere intervenuto, è stato molto piacevole sentirla. La mia domanda è questa, in caso di dubbia, in un secondo tempo di dubbio vaccinazione da parte di qualche bambino, se eventualmente ci fosse una terapia di disintossicazione? No, cosa intende per dubbia? Che uno magari ha fatto la vaccinazione, è presa da altre cose, magari è stata obbligata, è stata. Cioè, non è stata una, una scelta, uh, diciamo così, tranquilla. Ecco. Ha avuto un ripensamento. E... Ah, beh, ma allora il problema purtroppo riguarda tutti, anche i vaccinati. Perché se un genitore di un bambino vaccinato a un certo punto dicesse: bene, ma a questo punto il mio bambino ha nell'organismo tutte queste sostanze che sono sostanze tossiche e nocive. Come eliminarle? E in effetti qui ci sono varie terapie che vengono praticate, ci sono dei medici che le fanno. La dottoressa Lesmo che è stata radiata con me e che aveva un figlio, oltre al resto, danneggiato da vaccino, lei si occupava proprio di questa cosa. Però basta informarsi un attimo... Probabilmente ne trova perché io stesso non ne conosco personalmente. Ma so di genitori che hanno voluto intervenire per disintossicare i loro bambini dalle sostanze che avevano assunto no, e si sono rivolti a dei medici che davano queste sostanze. Di solito sono sostanze chelanti, ma no, non voglio entrare qui nel merito specificamente, però ci sono. Sicuramente se si informa un attimo in giro trova anche le persone che fanno queste cose. E queste cose di solito vengono richieste dai genitori per i bambini che hanno proprio dei danni evidenti, magari non gravissimi. Capite? Guardate un danno molto frequente è la sordità, che è un danno grave, eh? non. Però di solito riguarda uno solo de, de, degli orecchi. La sordità data dal vaccino riguarda uno solo. Per cui, se uno ha un figlio danneggiato da un orecchio soltanto, varrebbe la pena che facesse degli accertamenti per vedere se ci sono delle sostanze tossiche ancora in circolo, perché magari con delle sostanze adeguate riesce a risolvere anche la sordità del bambino tanto per dirne una insomma. Molto gentile, grazie. Prego. Ci sono altre domande? Sì, un attimo. No, devo portarle il microfono perché così viene... Ecco. Un attimo. Grazie. La guida di cui ha parlato prima, la guida su come procedere, mh, dove la troviamo? Allora, è un file PDF che è stato redatto negli anni passati. Mh, può lasciare il suo contatto. Chi è interessato ad avere anche i documenti del dottor medico può lasciare il contatto poi provvederemo a mandare quanto richiesto. Okay. Ci sono altre domande, considerazioni? Buonasera. Fra le tante domande che potremmo porre a un ASL in un eventuale incontro, per lei in generale, se potessimo racchiuderle nelle tre più importanti da fare a un ASL riguardo alla vaccinazione del nostro bambino, lei che domande farebbe a un medico di un ASL? Allora. Premetto, mio figlio è pulito. Quindi, però, quando andrò a un ASL, allora. dovrò porre delle domande, quelle più importanti, secondo ecco, lei da allora. indipendentemente dalle allora. risposte che mi darà un medico, io uscirò allora. da quella porta dato... consapevolmente. Sì, cioè, sì, sì, dato che tanto abbiamo il tempo perché io ho cercato di contenere il massimo. Il... Se potessimo massimo... racchiuderle ma nelle il... 3-4 più allora. importanti, eh, siccome non l'ho detto, ma molti lo sanno. Io ho cinque figli tutti vaccinati perché io avevo, ero appena laureato, non ne sapevo molto, anche io pensavo fosse una roba da fare. Poi però ho cominciato a conoscere bambini danneggiati e i loro genitori e ho capito che era una roba da guardarsene bene. E per cui i miei nipoti, e ho sette nipoti, non hanno fatto nessun vaccino. No, questo è stato semplice perché tre dei miei figli sono medici, per cui eh, sono addentro anche loro nel problema, per cui quando è nato il primo nipote abbiamo fatto una riunione di famiglia e siamo stati tutti d'accordo che era meglio non vaccinarlo. Quando è nato il secondo stessa riunione molto più veloce, credo che non ne abbiamo fatto più per nessuno degli altri, perché non ce n'era bisogno. Però varie volte i miei figli mi dicevano, ma se per caso l'ASL la ci chiama, perché guardate sette bambini che hanno fatto tutte le scuole, materna, elementare, il più grande adesso... Uh, ha fatto l'esame di ammissione a medicina, tanto per dire a 19 anni, e, e mi dicevano: Ma se per caso ci chiamano per un colloquio, noi sì, sappiamo tante cose, ma non e io gli dicevo: guardate, vado io. No, ma sarei andato volentieri, non hanno mai chiamato per nessuno dei miei nipoti, allora vi faccio. Un minimo di esempio come in Lombardia questo sì, ma questo va fatto dovunque perché in tutto. No, qua in Piemonte <ride> chiamano. <ride> Vabbè, no, ma comunque dovrebbe essere fatto anche qui. Io lo garantisco. Ecco, dovrebbe essere fatto anche qui in Piemonte. Per cui io consiglio che ci vada uno solo dei genitori: o il padre o la madre. No? Eh, di solito va la madre, perché di queste cose, come dei bambini danneggiati purtroppo si occupano solo le madri. No, anche perché purtroppo sono le uniche che possono abbandonare il lavoro no? e dedicarsi al figlio, perché il padre di solito ha uno stipendio maggiore o altro e non è in condizione di abbandonare il lavoro, perché ha bisogno di guadagnare, guardate, un bambino danneggiato ha dei costi pazzeschi, cioè perché queste persone sono pronte a far debiti, a vendere la casa, tutto pur di curare il bambino. E ci sono in giro anche banditi che li derubano con false promesse, capite? Ma questo è un altro discorso. Allora stavo dicendo, deve andare uno solo dei due genitori, è indifferente se il padre o la madre. Per cui deve andare e dire senta, Qui c'è il mio cellulare, io vorrei registrare per far sentire a mio marito che non è qua eh, le stesse cose, in modo, che, capite, in modo che questo difficilmente possa dirvi no, non registrare. Perché è un diritto registrare quello che dice, ma già lo mettete sul chi vive, perché capite che delle risposte registrate eh, no, ti impegnano, perché le hai dette e per cui già questi si mettono un po' sul chi vive insomma perché devono stare attenti a quello che dico ho sentito di quelle cose veramente da, da guarda, guardate vabbè. Eh, a questo punto siete voi che fate le domande a loro e gli dite senta mi spieghi perché questi vaccini sono obbligatori cioè quali sono i motivi non ve lo sanno dire. Cioè, ah, ma questa è una decisione che ha preso il governo. Bene, chiedetelo a chi di dovere in modo che vi spieghino perché hanno preso questa decisione. Perché? Perché poi vi diranno, ah, perché c'è il rischio di epidemie. Ma vi ricordate cosa ha detto la Lorenzin che era successo in Inghilterra? 200 morti di morbillo. Cioè, robe fantastiche, si erano perfino arrabbiati gli inglesi per quello che era stato detto, capite? Però la Lorenzin non era nemmeno un medico, oltre al resto. Ma beh, un medico che dice delle cose palesemente false, capite che altro che eh, uno domani lo denunciassero per non aver vaccinato il figlio, va dal giudice e gli dice, senta cosa mi ha detto questo e io faccio vaccinare da uno così mio figlio. No, poi, eh, secondo voi perché il mio bambino... Non deve essere vaccinato, non deve essere, non deve essere visitato e bene in tutti i parametri perché è facile dire deve vaccinarsi, poi però è il pediatra che lo, deve, che lo deve visitare, è il medico curante. E per cui, se tu hai una registrazione che dice ah sì, sì, il pediatra deve visitarlo, quel pediatra è in difficoltà e gliela giura a quello lì che gli ha detto che il pediatra deve visitarlo. È chiaro? E poi uno dice, senta, mi sa dire quanti, queste lei mi ha chiesto tre domande, eh? le ho dette le prime de... tre che mi sono venute in mente un po' importanti, mi sa dire quanti sono i bambini danneggiati e da ultimo, proprio se volete tenderli, senta, mi firma lei? Una carta che, se succede qualcosa a mio figlio, ve ne assumete la responsabilità? E questa è guarda, la domanda unica. Se la fate per la prima, non avete più bisogno di farle tutte le altre, capite? Perché non ve ne chiedono più, non, non ne dovete chiedere più in senso assoluto. È chiaro? Sono stato. Benissimo. Allora c'era la signora, se non sbaglio. Sì. Chi? Chi? Eh. Chiedo scusa. Ecco. Prego, buonasera, io avrei una domanda. Nel senso, almeno tra virgolette, l'antitetanica. Io premetto mia figlia a due anni e mezzo. Non gliene ho ancora fatto nessuno. Dovrebbe iniziare la materna a settembre. Il mio problema è come mi comporto. Cioè, nel senso, io, lavorativamente parlando, l'antitetanica è l'unica che ogni dieci anni faccio, essendo operaia. La mia domanda è effettivamente quale è veramente utile che devo fare, se si possono fare singoli se c'è un qualcosa che effettivamente serve in questo momento che può essere un un'antitetanica o un qualunque altra cosa o mi dice no, lasci perdere non ne faccia nessuno perché Allora, signora l'andamento, guardate queste cose dovete imparare a usare la vostra io lo chiamo solo anche il vostro buonsenso, non voglio nemmeno dire la vostra intelligenza. Se oggi, cos'è oggi? Eh, cos è? oggi è 30 aprile eh, 2024: un bambino in Italia dovunque morisse di tetano, ci sarebbero titoli grandi così su tutti i giornali d'Italia. In Italia. Non muore più nessuno di tetano. Capite? Dicono, ah ma perché sono tutti vaccinati? Ma che i miei sette nipoti non sono vaccinati? E vi garantisco che si feriscono come ragazzini, ma almeno dieci volte al giorno. In più ho provato a osservarmi io quanto mi ferisco io che ho 83 anni e vi garantisco che dovrei vaccinarmi, perché io sì sono a rischio essendo anziano, capite? Perché le mie difese immunitarie in gran parte sono andate a, a pallino, capite? Ma mi ha spiegato l'amico Gava, che è stato quello radiato insieme a me, l'amico Gava mi ha detto che ormai noi abbiamo gli anticorpi anche senza vaccinarci, anticorpi antitetano. Per cui... Prima di andare a vaccinarci dovremmo andare a fare il test degli anticorpi per essere tranquilli perché se ho gli anticorpi vuol dire che non ne ho bisogno. È chiaro? Siccome sì, oh. hanno fatto esempio in gravidanza, che hanno fatto il test Rosolia o cos'è che era, eh, e era quindi anche... hanno trovato gli anticorpi o meno. Eh, infatti, ah. quello che è, dovrebbe essere fatto sempre per la Rosolia, poi ancora di più, ma anche lì. Per dire, L'assurdità per la rosolia non solo è fare il vaccino, che è un altro discorso, bisognerebbe informare, ma farlo all'età che lo fanno, capite? La, la vaccinazione anti-rosolia è una vaccinazione che dura 5-6 a dir tanto 7 anni e voi vaccinate una bambina di 12 anni. Qual è la donna che ha 19 anni ormai ha un figlio? Guardate, che l'età media è sui 30-35 anni per avere figli. Capite? E per cui il rischio è: per fortuna anche qui il rischio è minimo, perché io veramente voglio togliere la paura. Il rischio è che una a 35 anni, pur essendo vaccinata a 12, sia tranquilla perché dice io sono vaccinata, e per cui l'amica che ha appena avuto il bambino. Gli dice no, non venirmi a trovare perché sai il bambino ha la rosolia, e lei dice, ma no, io sono vaccinata, non ho problemi. E invece si becca la rosolia, no? Capisce? Queste sono le assurdità dei vaccini fatti in questo modo, capisce? Invece se uno ha paura, poi anche qui teniamo presente che il rischio per la rosolia è nei primi tre mesi di gravidanza non su tutti i nove mesi di gravidanza, è eh, nei primi tre mesi di gravidanza soprattutto. Eh, per cui se una proprio ha paura e non vuole assolutamente vaccinarsi, poi in quei tre mesi si chiude in casa, non fa entrare nessuno, capite? E riduce drasticamente il rischio. Non so se sono stato chiaro. Grazie infinite. Prego. Altre domande? Buonasera. Buonasera. Intanto volevo ridere perché io ho sul telefono il, il, la registrazione del colloquio. Oh, ce la faccio sentire, possiamo metterla così, se vogliamo. Ecco, deve eh, dura ridere. 50 minuti, quindi eh. è stata... Eh. È stata ben. carina, poi siamo andata mm. via soddisfatta e anche lui, non, non mi è mai arrivata nessuna multa, insomma. Ehm, quello che diceva prima lui che dopo i sei anni sei a posto, sei tranquillo, ehm, forse non è proprio così perché da cosa so, a 16 anni eh, cessa eh, l'obbligo della scuola scolastico, ma l'obbligo vaccinale è fino a 17 anni mm. e quindi c'è questo anno, un anno scoperto. E quindi tornerà di nuovo lo stesso, la stessa problematica, penso. Adesso non, io non sono ancora sì, in questa ma fase. ma guardi che a me non è mai capitato di trovare qualcuno e oltre al resto i miei, ormai sono tre nipoti che hanno superato i 17 mm. anni, non hanno mai avuto nessuna richiesta. Ma a, a Saluzzo già sono arrivate 4-5 lettere. Eh, il giorno dopo del compimento dei 16 anni eh, sono arrivate Vede, le lettere ecco. per... Eh, come, Piemonte, eh, esatto. Quindi per capire cosa fare in quell'anno dove uno è scoperto. Quindi... Ah, vedi l'ha ricevuta. Ah, ecco, quindi cosa si fa? Si, fa... si prende l'appuntamento finto a questo punto. No, c'è anche da dire che siccome la cosa riguarda un anno, beh. Come diceva Proietti, no, basta non rispondere. No, uno non risponde, se ti richiamano, ti richiamano dopo sei mesi, non rispondi di nuovo. Il discorso è ben più diverso se fosse a sei anni. E invece lì va risolto. Infatti io sarei andato se avessero chiamato i genitori dei miei nipoti. Ma proprio volentieri. Eh? Prego, altre domande? Vorrei aggiungere due cose per i due interventi. Allora, il primo riguarda, visto che è una domanda molto ricorrente, abbiamo trovato anche delle soluzioni. Per quanto riguarda l'antitetanica, almeno sui luoghi di lavoro, dovreste guardarvi un decreto del 96 firmato dall'allora ministro Bindi, che ha stabilito una soglia raggiunta la quale non è più necessario sottendere a quell'obbligo con un'altra vaccinazione. E è molto molto frequente che chi va a fare il test anticorpale raggiunga un valore minimo di 0,1 che è quello che poi ti esonera dal fare ulteriori richiami, ma io non lo dico per togliere le paure o metterle a qualcun altro, però tu non saresti obbligata a fare ancora quel richiamo se lo fai per motivi di lavoro e non per tue convinzioni, a patto che tu abbia quel valore di 0,1. Penso che qualunque persona tra i presenti abbia anche senza aver fatto mai una dose o mai un richiamo spesso proprio il valore di 0,1. L'avevamo verificato già prima del 2017, è un decreto del 96. Eh, poi ce n'è un altro del 91 che definisce la, il diritto di fare degli esami preventivi gratuitamente, soprattutto quando ci sono delle imposizioni di legge e in Piemonte questi esami si fanno col codice P03. Paradossalmente nel 2017 la Regione Piemonte ha deciso di eliminare tutte le esenzioni per, le, per gli esami preventivi anticorpali proprio. Subito dopo l'approvazione della legge Lorenzin. Ecco. Poi invece, per quanto riguardava il problema dei 16 o dei 17, se ricordo bene, ma qua gli avvocati potranno confermare o meno: l'allungamento dell'età dai 16 anni ai 16 anni più 350 giorni è stato fatto con una circolare. Ma la circolare non ha valore di legge. Anche questa è una cosa che abbiamo già abbondantemente verificato. Se qualche avvocato vuole confermare questo aspetto. Quindi, di fatto, alle lettere che stanno arrivando a Saluzzo, così come è stato fatto per quelle di Torino e per quelle di Cuneo e per quelle di Milano negli anni scorsi, si risponde chiedendo di citare quale sia la legge che parla di un obbligo fino a 17 anni. E oltre a questo, normalmente non arriva una risposta. Se ci sono anche altre domande. Una considerazione rispetto a quello che ha detto Miedico sul morbillo C'è un documento dell'OMS del 1983 Quando l'OMS non era ancora finanziata dai primati Dai, dai privati Dai primati Uno, Un lapsus che dice testualmente che il, che il morbillo è una malattia grave nei paesi dove i bambini sono denutriti e che non è assolutamente la vaccinazione la prima, eh, il primo elemento da tenere in considerazione per evitare la mortalità da morbillo. In tutti i paesi il problema è la denutrizione, la fame, la mancanza di igiene. Questo è stato ulteriormente affermato ufficialmente da molti cattedratici di pediatria, sempre negli anni Ottanta, che per quanto riguarda le malattie virali tipo parotite, morbillo, rosolie, eccetera, eh, la vaccinazione non è l'elemento primario di Prevenzione, che in realtà si dovrebbe chiamare profilassi, perché la prevenzione è un altro discorso, la differenza tra prevenzione e profilassi è significativa. La prevenzione primaria è l'evitamento di comparse di malattia in modo naturale. La profilassi è l'evitamento di comparse di malattia. Ma con sostanze farmacologiche, chimiche. La profilassi del rachitismo si fa con la vitamina D. La, la prevenzione del rachitismo naturale si fa stando al sole, senza farmaci. La prevenzione, la profilassi delle malattie infettive si fa con la vaccinazione. La prevenzione delle malattie infettive si fa con uno stile di vita fisiologico. Alimentazione, attività fisica, allegria, gioia, gioco nei bambini. Quella è la prevenzione primaria. I vaccini sono profilassi. Era una domanda rivolta a chi? Ah, non era nemmeno una domanda. No? No, era un complimento, credo. <ride> sì. Basta. Ci sarebbe da approfondire forse proprio su questo, no? sulla differenza tra prevenzione e profilassi? Io ho assistito a diverse conferenze del dottor Proietti, eh, ma ben prima nel decreto Lorenzin. Sì. No, ah. sì. A proposito della signora che parlava della vaccinazione del tetano, sì. io penso che vada approfondita un attimo questa storia del tetano, perché ho sentito parlare di tagli, di... almeno ai miei tempi, ah, ti sei tagliato con la cosa arrugginita, ma signori, il tetano, lei cos'è? Che no, malattia? Cioè, cosa, da cosa è prodotto il tetano? Sì, ma infatti... Perché da noi io facevo l'impiegato no? eh, in un ufficio, ho dovuto evitare una seconda inoculazione, perché la prima me l'hanno fatta eh, a militare e il medico, eh, come si chiama? <ride> Del lavoro. Mi voleva inoculare, ho detto, ma io guardi che l'ho già fatto, Ma poi io ho approfondito questo discorso del tetano perché andava di moda di farlo, ma anche adesso. Ma il tetano non si prende tagliandosi con una cosa arrugginita. Certo. Eh. Ma c'è gente che pensa ancora a queste cose. Quindi si andrebbe chiarito anche un attimo il discorso di, questo, di, di questa malattia. Che è fraintesa da tantissime persone, soprattutto da chi vuole convincere la mente delle persone con la paura. Sempre eh. con la paura, la propaganda, tutte queste cose qua a vaccinarsi. Eh, Grazie. Ma certo. no, no, ma il discorso è proprio. Scusate, ma questo va fatto su tutte le vaccinazioni. E io non, non dovrei parlarne con voi che sono convinto che siete. ...già mh, veramente ampiamente convinti di tutto questo. Bisognerebbe parlarne con quelli che stasera non sono qua. E eh, vabbè, su questo non possiamo farci nulla, insomma. Se non ci sono, mi spiace per loro, e eh, vabbè. Posso fare una domanda? Certo. Eh. Prego. Purtroppo, grazie, parlando di vaccini... Allo stato attuale delle cose, ogni razionalità è andata a farsi benedire, purtroppo. Perché vi ricordate ai tempi dell'alluvione in Emilia Romagna? Chi fu Bassetti a dire, eh, a dire che? Correvano il rischio alle alluvionati di prendere il tetano dalla fanghiglia nella quale rimestavano per salvare le loro supellettili. Per mera combinazione. Eh? Vennero tutti inoculati perché la paura purtroppo è, è sempre il mezzo coercitivo che spinge le persone a fare cose che altrimenti eh, non farebbero. Andarono tutti nelle hub vaccinali a fare una vaccinazione che non era oltretutto semplicemente un'antitetanica, che adesso quasi non si trova più. Perché? perché hanno fatto un trivalente che comprende l'antipertosse, l'antidifterica e l'antitetanica. Quindi chiunque vada in un pronto soccorso o abbia bisogno per una brutta ferita di fare un richiamo di antitetanica, ammesso sia necessario, si prende questa triplice. Vaccinazione con un richiamo di antipertosse e antidifterica, come direbbe Di Pietro. Ma cosa ci azzeccano queste cose qui con l'antitetanica? Quindi voi capite che la razionalità oggi come oggi non serve più perché essendo un problema squisitamente di tipo economico perché io non credo che allo Stato importi così tanto della buona salute dei cittadini sono molto scettica rispetto a questo punto di vista io penso che ci siano come diceva prima il dottor medico degli interessi economici così potenti si è visto per il Covid, quando lo pseudovaccino, che in realtà è un siero sierogenico sperimentale, perché non è un vaccino e non ha nessuna caratteristica di vaccino, ha mancato i suoi due gol, che erano l'efficacia e la sicurezza. Eppure ancora oggi... Si pratica la quinta dose, c'è gente che auspica la sesta dose, ma Santo Gesù, una persona razionale, dice, l'ho fatto una volta, l'ho fatto due, l'ho fatto tre, mi sono già ammalato tre volte, faccio la quarta, faccio la quinta, eppure persistono nell'errore. Allora, o ci si è o ci si fa. Dobbiamo imparare ad aprire la mente, a ragionare con la nostra testa e a capire fino a che punto la salute richiede la necessità di praticare certe terapie oppure no, perché è una cosa assolutamente fuori da ogni tipo di ragionamento. Ecco, questo mi premeva di dirlo, a cominciare proprio dall'antitetanica. Allora, mi è capitato di andare da un medico perché ho avuto un'operazione durante il Covid. Non racconto tutta la tragedia che ho subito in chirurgia. Poi, dopo qualche mese, avevo un po' di problemi di, di equilibrio, avevo paura, fosse l'anestesia, non lo so, qualcosa del. Io non ho fatto nessun vaccino. Eh. Chiaro, sono scappato dal reparto. Via. Boh. Comun comunque, eh, sono detto, e poi lì, da un fisiatra, perché ho detto: guardiamo, magari. Però già subito magari escludo l'anestesia, però io non ero soddisfatto di questo. E ho detto, prima facciamo tutta una serie di accertamenti, perché il primo regolamento del medico è quello di non nuocere. E questo è quello che stiamo, che stiamo subendo, perché purtroppo a volte si danno troppe cose solo per... Anche la gente, anche le persone che vanno dal medico non danno niente. <ride> Questo è quasi come dire, non mi ha guardato. Ci sono altre, Prego, domande? altre domande? Prego. Eh, sì, non è proprio direttamente collegato a questi vaccini, però visto che comunque io da piccola ho fatto tre anni di tantissime punture che chiamavano vaccini per le allergie ok volevo solo sapere se perché comunque mi sto ancora depurando da quella cosa no no questo lo immagino però vengono chiamati vaccini no ma hanno una funzione completamente diversa cioè questi hanno funzione proprio curativa e anche lì in alcuni funzionano, in altri no, ma come tutto eh, hanno anche loro una certa tossicità, però eh, allora, se qui parliamo di rischio, io oggi sono venuto qui facendomi 200 km di macchina, però io volevo incontrarvi, volevo portarvi la mia situazione ho corso un rischio specifico, no? Ma conosciuto, cioè è un, un rischio che ho scelto. E nella vita noi dobbiamo scegliere fra tantissimi rischi, Capisci? Solo che di tanti non sappiamo nemmeno l'esistenza. E questo è il guaio, no? Ma guardate solo l'inquinamento, tanto per dirne uno, no? la tossicità alimentare, e quello che c'è dentro gli alimenti dei, 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 degli animali veramente mantenuti in modo squallido, capisce? con sostanze tossiche, con vaccini, con ormoni, con rischi c'è poco da fare. Eh, fin da quando si nasce, forse anche prima, dei rischi ci sono. Però una società come la nostra deve eliminarli. Questo è il discorso che faceva Proietti sulla prevenzione. Eliminare i rischi è prevenzione. Agire sui nostri comportamenti è prevenzione. Introdurre nell'organismo delle sostanze estranee è profilassi. Anche per l'asma o per l'allergia o per quanto sia. È chiaro? Per cui... Non, non chiamiamo la prevenzione. I vaccini non sono una forma di prevenzione. È chiaro? Prego. Salve, eh, io vorrei fare due domande. Innanzitutto ho un bimbo di un anno e mezzo e ho fatto l'esavalente. Eh, eh. Non volendo però ho fatto l'esavalente la prima dose e poi la mia pediatra mi ha detto ormai hai fatto la prima dose mm. finisci. <ride> e finisci. Adesso sono al, al, alla terza raccomandata perché non ho fatto ancora il morbillo e tutte le altre cose mi hanno già chiamato, ho già parlato 40 minuti al telefono e adesso sono alla terza chiamata. Quello che volevo chiedere era, come prima domanda, quali potrebbero, adesso ho un anno e mezzo, l'ha già fatto un po' di mesi fa, mh, sta bene? Potrei vedere dei cambiamenti, come prima detto, per l'udito, sull'esavalente, avendo fatto l'esavalente, c'è qualcosa da tenere sotto controllo di più, anche se sono passati dei mesi, che da capire un attimo. Se... Eh, bisognerebbe conoscere bene questo bambino, capisce? Okay. È no, difficile. no, però prima che ha detto È la sordità può essere allora, correlata. Però secondo me non c'è nessun dubbio. Sul fatto che io non ci penserei nemmeno un attimo a fare la terza dose. Che senso ha? Non aveva senso fare la prima, ne ha avuto ancora meno fare la seconda, proprio. Eh, neanche. E, no, de deve dirglielo. O gli fornisce una documentazione scientifica, seria, sulla quale lei ha studiato, perché se afferma questa cosa l'avrà letta da qualche parte, no? E questa... eh, vabbè, se, se no, accettiamo. Qualunque cosa ci dica, per cui io non la farei. Guardia. No, io la terza dose l'ho già fatta, lo so. Anche la terza ho dose? Ho fatto anche la terza? Vabbè. Eh, eh, sì, sono proprio. L'è andata bene, è chiuso insomma. <ride> eh, però eh. adesso mi stanno chiamando per quanto riguarda il morbillo e tutte le altre. Beh, almeno ha imparato che poteva non fare nemmeno quelle, eviti eh. queste. Va e bene. poi le chiedo un'altra cosa. Dica. Eh, che C'entra sul vaccino COVID? Io non ho fatto il vaccino COVID, ero incinta, mi avevano consigliato di farla anche da incinta. E poi ho chiesto alla mia ginecologa: Le ho detto, Se lei mi conferma al 100% che non, non, verrà, cioè, non mi succederà niente, né me né, né al piccolo. Diciamo, e, e lei ha abbassato la testa: e Ha detto, Non si può sapere perché per testare un vaccino ci vogliono dieci anni su una donna incinta. Quindi faccia lei. fatto in tre mesi. Dai, vai. E? Io non l'ho fatto, una persona vicino a me ha fatto questo vaccino e adesso è da un mese e mezzo che ha un tumore, non so se è correlato, ha un tumore, eh, a un melanoma all'occhio eh, che è molto raro, che ci sono soltanto 400, perso 400 pers persone in Italia che lo prendono all'anno e volevo capire se, era, se poteva essere correlato. Sicuramente c'è un grosso sospetto, oh, per avere la certezza ci vorrebbe ben altro, insomma. però insomma, uno, uno di fronte a una cosa del genere, in un momento come questo, in cui proprio i melanomi stanno anche aumentando in modo incredibile, eh beh, indubbiamente è una cosa da, da pensare. Va bene? Buonasera, solo una domanda dal punto di vista per distinguersi. Appunto, eh, i vaccini generalmente, eh, di quello che ho capito, hanno una sostanza che è legata al loro, eh, eh, chiamiamolo così, manutenzione, cioè mantenere le sostanze sane. Se sì, probabilmente deve essere questo alluminio, di quello che ho capito. che... Beh, non c'è solo l'alluminio. Non c'è solo l'alluminio. Ecco, quali sono? Cioè, quali è una cosa che riguarda. Tutti i vaccini generalmente? Sì, sì, eh. tutti i vaccini. Tutti i vaccini, vaccini contengono certo. queste sostanze che sono alluminio e altre, se può dire due sì, parole sì, sì. le ringrazio, però per capire che appunto tutti i vaccini che noi vediamo oggi sul mercato hanno queste sostanze inquinanti di fatto che possono danneggiare il nostro corpo. E, eh, quelle... certo. oh, okay. e quale sono oltre all'alluminio, giusto per la cultura generale? Vabbè, ah, ma sono tantissime. Cioè addirittura ci sono sostanze che non sappiamo nemmeno che ci sono dentro. Prima per esempio c'era anche il mercurio, tanto per dire una cosa che tutti quelli che sono qui conoscono. Poi il mercurio era altamente tossico ed è sostituito con l'alluminio. Ma fra un po' verrà fuori che è altrettanto tossico anche questo. È chiaro. Poi c'è il manganese, cioè c'è di tutto dentro i vaccini. E però questo di tutto cambia anche da vaccino a vaccino, perché non è che li mettano per cattiveria, li mettono perché sennò il vaccino non funziona. E sono coadiuvanti proprio finalizzati al fatto che il vaccino funzioni, sennò non funziona. E in effetti il vaccino viene studiato proprio perché funzioni con questi coadiuvanti. Va bene? Grazie. Prego. Ci sono. Prego. Eh, volevo fare una considerazione rispetto a quello che ha dichiarato la signora qua dietro dei tre vaccini che ha fatto il figlio. Eh, io eh, ero nella stessa posizione di ignoranza, diciamo tra virgolette, e ho dato per scontato. Ho fatto solo gli obbligatori a mio figlio, che adesso ha 17 anni, ho dato per scontato che lo Stato ci volesse bene e non sono andata a per fortuna è andato tutto bene perché ho avuto la prudenza di portarlo quando non era raffreddato, e ho aspettato il più possibile, eccetera. E il destino lassù ci ha voluto bene. Eh, però, eh, anche questo questo cosa del vaccino è, ehm, è stata un'opportunità per capire che noi non siamo sudditi dello Stato, siamo responsabili di noi stessi e dobbiamo eh, affrontare eh, lo Stato, non subirlo, ed essere noi lo Stato, perché questo periodo ci ha dato un ampio. Ci ha svegliato anche se eravamo tanti, eravamo ancora un po' addormentati, eh, c'è ancora tanta gente addormentata, non so come faccia a dormire, ma eh, noi eh, una parte di tutto quello che accade è, è più evidente in questa, in questa rivoluzione eh, che stiamo facendo tra noi e parlando con gli altri, partendo sempre dal basso. Allora, l'importante oggi come oggi è non delegare, ma non solo non delegare allo Stato, ma non delegare a nessuno. Capite? Col medico, perché anche qui dobbiamo anche renderci conto che uno dice: Ma io medico non sono, non ho studiato e per, ci mancherebbe. Per cui è importante che un medico sia anche preparato. Però, guardate che mi fanno, a me servono di più le vostre domande, no? Che non studiare sui libri le cose, perché dalle vostre domande io vado a approfondire cose che non avevo nemmeno mai pensato. Capite? Per questo la non delega è utile anche ai medici. Voi dovete fare domande ai vostri medici, capite? E le, le loro risposte, dovete valutarle e a quel punto se vi convincono le seguite se non vi convincono non le seguite però se non vi convincono una, due, tre volte cambiate anche il medico va bene eh. prego un'ultima cosa anche perché quando la Patrizia che sono io incomincia a parlare è difficile portarle via il microfono. Abbiamo un problema molto rilevante, una spada di Damocle sulla testa che incombe e pochi lo sanno. Sto parlando dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si esprimerà verso la fine di maggio a Ginevra sul fatto di... Eh, scippare i, i, gli stati membri eh, dell'Unione dell Europea della loro sovranità perché vogliono avvocare a sé il diritto di imporre le regole se solo passa per la mente il sospetto di una pandemia che peraltro i cosiddetti filantropi ci hanno già ampiamente annunciato, come dicevano prima i colleghi, se questo accadesse, se l'OMS deliberasse una cosa così, noi, siamo, noi non abbiamo più una sovranità nazionale, perché quell'organismo lì che è nato nel 1946 e varato ufficialmente nel 1947, cioè sulle macerie di un'Europa distrutta dalla seconda guerra mondiale. Quindi, è nato con nobili intenti: quello di eh, salvaguardare la salute della gente perché allora ce n'era veramente bisogno. Ma oggi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'80% è finanziata, sapete da chi? Dalla fondazione Bill e Melinda Gates, che pagano. Quindi è un'organizzazione prezzolata e che ogni cosa che può deliberare la delibera in base a determinati parametri che sono determinati evoluti dai loro finanziatori. Cioè, sapete quanti di noi ignorano completamente queste cose? È per questo che è importante divulgare, perché oggi-domani l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice c'è una nuova pandemia, quindi lockdown, quindi vi vaccinate e noi non abbiamo una sovranità eh, popolare che è in grado di opporsi a delibere di questo genere, ebbene qual è la fine dell'umanità? Che percorso ci viene trattato davanti? Adesso noi stiamo parlando di problemi molto rilevanti, importanti, perché riguardano i piccoli bambini, ma oltre questi problemi ce ne sono ormai di giganteschi che fanno sì che noi dobbiamo cercare veramente di coalizzarci per cambiare il mondo, perché questi purtroppo non sono fumetti, ma è verità e non sappiamo dove di questo passo potremo andare a finire. È una nota um, parzialmente negativa perché è l'ignoranza. Che cagiona dei problemi, mentre la conoscenza ci aiuta a migliorare e a tirarci fuori. Quindi diamoci da fare, questo è fondamentale. Grazie. Grazie. E vorrei riportare un attimino l'attenzione sul discorso scuola, visto che tutto nasce da quanto accaduto. No? Eh, io quest'anno mi sono ritrovata a lavorare all'interno delle scuole e ho riscontrato da mamma una cosa che mi uccide dentro, è pieno di ragazzini con disabilità fisiche e mentali. Tutto quello che è stato detto questa sera ha una sua rilevanza per questo discorso qui, dei ragazzini che hanno, cioè questa quantità... Così, perché quello che mi viene sempre risposto, una volta c'erano ma si tenevano in casa, ma così tanti? La sua esperienza? No, no, ma l'esperienza di tutti, più delle insegnanti, capisce che non mie. Capisce, io ho quello che mi dicono, per esempio, le insegnanti. I bambini autistici che fino a vent'anni fa erano un'assoluta minoranza, oggi sono presenti quasi in ogni classe, tanto per dire. Per cui su queste cose, veramente, ma, a me spiace dirlo qui, perché io sono sicuro che tutti voi che siete qui queste cose le condividete completamente. Bisogna coinvolgere gli altri, parlarne sempre, non aver paura di parlarne. Perfetto, a fronte di questa sua conferma, no? Come fare capire ai docenti, ai dirigenti di non mandare via bambini sani, visto che ci sono bambini non vaccinati che molto... sono sani, lo vedono, e li mandano via a fronte di quello che abbiamo detto questa sera e di questa sua conferma che mi sta dando adesso. Cioè cosa si può no, fare? Ma li mandano per... via nella scuola materna. Nella scuola materna, no, no. però da lì si comincia. No, no, certo, bisogna opporsi, però questi genitori della scuola materna vanno appoggiati, si tratta di aiutarli per fare in modo che i loro bambini stiano in quella scuola. Poi, ora io vi dirò, non credo che sia un problema di questo comune, dato che devo dare atto al sindaco che è venuto qui ed è stato qui anche gentilmente tutta la sera, spero che eh, anche lui si ha soddisfatto delle cose che ha sentito e che gli servano. Ora in tutte le conferenze che io ho fatto, che sono parecchie centinaia, parecchie centinaia, solo tre volte, questa è la terza volta che è venuto un sindaco, no? Però è importante perché anche il sindaco che è il responsabile sanitario di quel determinato comune ha diritto di, anzi ha il dovere direi di intervenire, capite? E guardate che no, ma è... Guardate, non per stimolare il sindaco in particolare, ma un intervento del sindaco in molti casi è completamente risolutivo perché mancano tutti gli altri poteri dello Stato, cioè gli altri poteri non ci sono. La scuola materna prende queste decisioni no? semplicemente perché hanno il potere loro. Basta che intervenga il sindaco che dice, beh intanto il bambino resta qua, poi vediamo, sentiamo l'ufficiale sanitario o chi per esso, insomma. È chiaro, tanto per dirne una, no? Perché poi... Guardate che io ho visto centinaia, ma centinaia, di scuole familiari, no? cioè scuole non, che però non si chiamano scuole, perché se no come scuole devono fare dei controlli, devono fare delle cose. Ma per dire, a Reggio Calabria, ho visto la più, adesso ha quasi 200 bambini, Mentre prima aveva solo bambini non vaccinati, adesso anche gli altri ci mandano i bambini perché è la scuola migliore di tutta Reggio Calabria. Questa va dalla materna fino alla terza media. Capite? Allora, cioè si tratta di sviluppare anche ipotesi di questo tipo, cioè costruire qualcosa di alternativo. E vabbè, io questo consiglio di farlo sempre. Rendersi autonomi e autosufficienti. Sì. E volevo, ecco, volevo, volevo concludere quello che stavo dicendo, no? dopo tutto questa, suo, questo suo chiarimento, volevo chiedere questo al sindaco, no? Dopo tutto quello che è stato detto questa sera, e Sappiamo benissimo che sono state invitate le istituzioni, no? le ASL, anche i dirigenti, a venire proprio ad ascoltare per capire che molto probabilmente dietro delle azioni che vanno a danneggiare le famiglie e i bambini, perché i bambini sono bambini a cui viene tolta la possibilità della socialità, è un diritto che viene riconosciuto a livello internazionale nei diritti fondamentali del fanciullo. Ed è veramente una cosa disastrosa perché già lì comincia a formarsi la prima parte della personalità dell'infante. Dopo tutto quello che lei ha sentito stasera e vedendo che, comunque, da parte dell'istituzione ASL non c'è voglia di dialogare con le famiglie, io mi auguro che da parte sua ecco, venga presa comunque una posizione proprio per quello che ha detto il dottore, no? perché lei è una è una figura istituzionale sia sotto il profilo sanitario che anche sotto il profilo dell'istruzione perché lei è il primo cittadino che deve tutelare i, i, i suoi eh, concittadini quindi io la pregherei veramente dopo tutto quello che è stato detto questa sera di porre l'attenzione a tutela dei bambini non tanto della famiglia ma dei bambini perché eh, i bambini hanno bisogno di tutto quello che gli viene negato per per spingerli a rischiare di ammalarsi dopo tutti questi chiarimenti, che sono stati da gente altamente competente. La pregherei veramente di, di intervenire. Grazie. C'è signora ancora là, l'ultimo intervento alla signora. Eh, grazie, io volevo solo ehm, forse un chiarimento. Mm. Eh, I bambini vaccinati e i non vaccinati, la loro convivenza in una scuola, in una classe, cosa comporta? Ah, da che punto di vista? Dal punto di vista medico, infettivo. Eh... Ah vabbè, no, no, ma allora scusate. Eh. La scuola è un momento di incontro dei bambini. Come lo è? il comune, il sindaco, mh, queste cose le sa benissimo, il bar, eh, la chiesa, cioè sono momenti... allora se uno sceglie di non vaccinare suo figlio, eh beh, non può solo scegliere di non vaccinarlo, eh. deve scegliere di farlo vivere in un certo modo. Capite? Che poi non è una cosa chissà com'è complicata, ma si tratta di evitare tutta una serie di sostanze tossiche, eh, ottenere un'alimentazione eh, più che adeguata, eh, un, un, una vita in completo benessere. Se la cosa è così, per questi bambini non c'è nessun problema. Anche perché questi bambini di fatto un livello di rischio siccome c'è il bambino vaccinato il, il bambino vaccinato guardate qui non ne abbiamo potuto parlare ma una delle cose peggiori da ascrivere al vaccino antipolio sebin e io ne ho accennato in parte per il caso oprandi di cui ho parlato è che essendo un vaccino attenuato Poteva benissimo passare a una persona non vaccinata e che si riteneva sana, ma in cui il vaccino si moltiplicava e si rivirulentava. Capite? Guardate, io incontro persone che mi dicono: Ah, ma vede, io ho la polio, perché hanno la polio. E gli dico: Ma scusa, tu hai mai fatto? E so che non l'ha mai fatta perché non ci ha pensato nemmeno perché non ci ha pensato chi doveva pensarci. Appena un bambino manifestava un segno di polio, bisognava andare a cercare che tipo di vaccino, no, che tipo di virus l'aveva colpito, se era un virus selvaggio o il virus del vaccino, perché in effetti il guaio di molti vaccini, e qui viene anche il discorso del Covid, eh? capite, che sono vaccini che servono a trasmettere la malattia, per cui sono peggiori ancora, capite? E in più finisce che la trasmettono soprattutto a quelli che magari si sono anche vaccinati ma non hanno delle buone difese immunitarie, perché oltre al resto il vaccino fa abbassare le difese immunitarie in un primo momento. Per cui il discorso è molto complicato, mi spiace. Che lei l'abbia detto adesso, che siamo alla fine, ma è un discorso sicuramente molto importante eh, e sono a rischio. Non, non tanto i bambini non vaccinati, che se vivono come dicevo, non corrono rischi se non quelli che hanno mh, al di fuori, capite? Mentre invece i bambini vaccinati, se uno crea, se uno crede col vaccino di risolvere il problema, sono i bambini più a rischio. Non so se ho, ho, ho risposto a tutto, però ci rifletta, perché guardi che la sua domanda eh, è una domanda che eh, impone riflessioni approfondite. Montagnè prima molto prima di morire, diceva che il mondo sarà salvato dai non vaccinati. Guardate, rifletteteci, eh? perché guardate che i vaccini ci trasformano da dentro e ci trasformano peggio, non meglio. Va bene? Grazie. Bene, ringrazio a tu. Eh? Sì. Ringrazio, concluderei facendo tre note. Innanzitutto, la serata è stata registrata, quindi l'auspicio del dottor Medico che questi messaggi arrivino anche a chi non è già informato, tenteremo di ottemperarlo così, quindi divulgando anche la registrazione. E poi un punto per quanto riguardava le sostanze, ci sono state due domande che ponevano il quesito sulle sostanze contenute. Come dicevo nell'introduzione, alcuni paesi prima dell'Italia avevano svolto del, degli esami pagando spesso con, uh, con soldi di privati su, su delle fiale utilizzate sui bambini. È stato fatto anche in Italia. C'è un'associazione italiana che si è, mh, si è retta a collettore di questi finanziamenti per poi portare avanti degli esami, l'associazione Corvelva. Se andate sul sito... Noterete poi anche quello che si può scaricare, era tutto materiale che è stato reso pubblico. Sono stati analizzati praticamente tutti i vaccini pediatrici utilizzati in Italia e non solo. E, è molto interessante guardare tra quei risultati perché noterete che di tutte le sostanze dichiarate dal produttore eh, queste compongono soltanto una minima parte di quelle in realtà rilevate negli esami. Poi ci sono stati esami anche di tipo genetico poiché alcuni dei vaccini, soprattutto quello MPR, V, quindi il trivalente che adesso è diventato un quadrivalente, utilizzano delle linee cellulari che sono derivate da embrioni umani. Quindi queste linee cellulari contengono del DNA umano. Ma dato che il produttore sul foglio illustrativo ha dichiarato che non c'è nessun pericolo di ricombinazione di questo DNA umano col piccolo bambino che lo riceverà, Poiché il DNA umano è stato frammentato in parti talmente piccole che non ci sarà alcun, alcun rischio. Ebbene, negli esami che purtroppo sono stati portati avanti in Germania, in Giappone e in Italia per ben due volte su lotti differenti, è emerso che il DNA contenuto umano non è assolutamente solo frazionato, ma spesso ci sono delle eliche intere. Quindi il DNA umano all'interno spesso è intero. E dato che deriva da delle linee cellulari molto antiche, ottenute per replicazione, io sto facendo praticamente un atto giornalistico, eh, non lascio nessuna interpretazione nelle mie parole, potete verificare tutto. Eh, queste linee, nella replicazione evidentemente, hanno accumulato degli errori, errori in questo DNA che sono stati anch'essi analizzati, sempre dagli esami che ha pubblicato Corvelva e che sono stati finanziati da più privati. Eh, sono stato volontario di un'associazione, anzi di due associazioni che hanno raccolto spesso anche eh, i risultati di questi esami. Ecco, negli ultimi che riguardavano la qualità di questo DNA umano, dato che si è visto esistere in forma intera, si è analizzato se ci fossero delle mutazioni. Ne sono state riscontrate più di 600: danni genetici. Danni. Quindi, quando le cellule vengono a combinarsi con questo DNA, prendono in eredità pure i danni che causeranno delle malattie sicuramente poiché se volete c'è anche l'elenco di quali sono le malattie che potrebbero insorgere eh, che erano contenuti in questo DNA questo riporta l'attenzione sul quanto sia importante analizzare questi benedetti prodotti perché ovviamente il fabbricante si, si preoccupa di pagare interamente anche i trial clinici e spesso i trial clinici con cui ottiene l'autorizzazione del commercio vengono eh, anche corrotti o addirittura falsificati dallo stesso ente che li produce. Potrei farvi dei nomi, ma troverete degli articoli che poi di fatto lo confermano. Ci sono dei colossi, delle, delle vere e proprie città dove vengono condotti questi trial clinici, che non sono in Europa, ma sono magari in India. E le persone su cui vengono condotti i trial non sono persone sane e non rispettano assolutamente il rispetto dei diritti umani che verrebbero garantiti a, magari a dei trial svolti in Svizzera. Quindi potrete scoprire che esistono dei giganti che svolgono questi esami e che producono questi trial su delle popolazioni impoverite ad un livello tale da non avere altra fonte di reddito se non candidarsi ai trial clinici. Una di queste società che produce i trial è la GVK Bio, la nomino perché tanto è tutto pubblico. L'EMA, che è l'ente europeo che autorizza l'emissione dei farmaci e la conclusione del loro iter di approvazione, ha già fatto ritirare 700 prodotti farmaceutici che erano stati autorizzati grazie ai trial prodotti dalla GVK Bio. È una domanda che dovrebbe porre già in partenza qualunque medico se si informasse. Come si può ancora fidarsi di un prodotto creato da una marca che fa produrre e autorizzare migliaia dei suoi prodotti dalla GVK Bio? Perché non è bastata la prima? la prima conduzione di trial condotta con, con, con arti fraudolenti a far bloccare ogni futura autorizzazione proveniente dalla GVKBO o da altre ditte simili a quella. La domanda la lascio a voi genitori eh, e la risposta la lascio invece ai medici che ci rassicurano quando stiamo per vaccinare i nostri figli. Poi c'è un'altra considerazione che riguarda eh, la razionalità che si può trovare dietro queste leggi, come diceva la dottoressa Notario. Nel 2018 si è conclusa l'ennesima commissione, mi pare fosse la sesta, che partì con il progetto Signum ed era quella che voleva verificare eh, il motivo per cui certi militari, andando in campagne in cui venivano utilizzati i proiettili dell'alluare impoverito, morivano. Ma poi dopo si è visto che ne morivano anche altri che non partivano per quelle missioni. Approfondendo questo tipo di, di casi, si è scoperto che la vaccinazione prima della partenza nelle missioni era stata correlata a quei decessi e ai danni collaterali che a volte non, non si concludevano con esito fatale. Ebbene, nella sesta commissione si è arrivato a chiarire che questa era ormai una certezza acclarata. Cosa ha fatto il ministero della difesa nel 2018? Un mese dopo ha prodotto un comunicato interno con cui raccomandava che tutti i militari. Ricevessero non più di 5 vaccini singoli, nell'arco di un anno, e non in dosi multiple, ma soprattutto che ognuno di loro ricevesse un'adeguata prassi di analisi prevaccinali per analizzare se fossero capaci di resistere allo shock delle singole vaccinazioni. Questo comunicato si concludeva con uh, i documenti per produrre le reazioni, per le segnalazioni di reazione avversa, che sono quelli poi scaricabili sul sito dell'AIFA. Ebbene, queste precauzioni sono state ritenute fondamentali per un, essere, eh, per un essere umano di almeno 20 anni che ha firmato per il servizio di leva presso il Ministero della Difesa, eppure non sono assolutamente ritenute necessarie per un bambino di 4 kg o di 5 kg che va a ricevere la sua prima dose. Tra l'altro i vaccini monovalenti esistono, sono anche acquistabili. Si possono comprare anche dall'Italia facendoli arrivare da alcune farmacie che sono in paesi come San Marino oppure la farmacia Vaticana. Quindi esiste la possibilità di avere i monovalenti, come esiste anche l'antitetanica monovalente. Eh, ma ovviamente in ASL non vengono proposte. Non siamo costretti a ricevere per forza un esavalente, ma ci sono le singole componenti. Costano di più, il servizio sanitario non le copre. Però una corretta informazione dovrebbe informare il genitore che... Tra i metodi per evitare di contrarre le malattie che si prefigge di sconfiggere l'obbligo vaccinale esistono sicuramente la buona prassi eh, preventiva e non quella profilattica, come diceva il dottor Proietti. Eppure non viene assolutamente fatto cenno a queste possibilità. Poi esistono i vaccini monovalenti. Che possono essere distribuiti nel tempo e quindi magari dare un carico minore verso il bambino, e solo in ultima istanza ci sono quelli polivalenti che vengono invece usati in ASL. Questo tipo di informazioni che non vengono date al genitore pregiudicano tantissimo la sua capacità di scelta informata, addirittura la veicola in una direzione quasi con, quasi con una vera e propria truffa. Ma questa truffa in realtà si unisce poi al ricatto di cui abbiamo parlato prima, quindi. Le esclusioni scolastiche. La serata iniziata, è stata creata per questo. Il sindaco è stato invitato per questo, perché sentisse anche con le sue orecchie, ma in realtà mh, potrebbe magari aver già avuto queste informazioni in passato. Eh, e soprattutto per chiedere ai dirigenti scolastici che erano presenti qui, alcuni insegnanti li ho visti, ehm, a chi vedrà ancora questo messaggio? Dato che alcuni vostri colleghi dirigenti scolastici si erano rifiutati già nel 2018 di espellere dei bambini, provate a porvi alcune domande. Addirittura i vostri predecessori, nella stessa città in cui viviamo, hanno evitato di escludere i bambini che non erano in regola col programma vaccinale perché erano sani, perché non arrecavano nessun pericolo per gli altri loro compagnetti che invece sono vaccinati e perché non c'era nessuna ragione per giustificare una tale espulsione. A sei anni comunque torneranno in quella stessa scuola. Magari vanno in chiesa insieme, magari al parco giocheranno insieme, eppure gli scivoli non vengono sanificati. Poi per cosa? Queste sono solo alcune piccole piccole possibilità eh, di capire che non essendoci una logica, non essendoci un raziocinio, e oltretutto vedendo la violenza con cui il sistema sanitario e l'ordine dei medici si accanisce contro quei medici che provano a fare delle domande e che provano a raccontare 50 anni di esperienza. Dovrebbero bastare non solo al genitore per scegliere con più consapevolezza, ma anche a chi attua le sanzioni a provare ad opporvisi, dato che attuandole si violano tutte le carte dei diritti internazionali, tutte, quelle degli esseri umani adulti e quelle dei bambini e dei fanciulli, come è stato detto anche prima. Io mi auguro che questa serata eh, sia stata per voi utile, oppure almeno che abbiate imparato qualcosa in più grazie al racconto che hanno dato i medici che ho avuto la fortuna di, di avere questa sera. Ringrazio quindi il dottor Miedico, Dario Miedico, per essere arrivato qui. E, e lo ringrazio particolarmente di cuore perché ho assistito già a diverse conferenze sue sul nostro territorio, so quanto ci tiene, oltretutto lo fa. Uh, a titolo totalmente volontaristico. Uh, ringrazio il dottor Luciano Proietti che era qui questa sera, la dottoressa Patrizia Notario, grazie. E ringrazio ovviamente anche il nostro sindaco Antonello Porteano. Sono certo che farà di tutto, tutto quanto in suo potere e anche oltre, per risolvere questo grave problema. Eh, sì. Allora, la serata che avete potuto vivere è stata registrata e verrà messa sulla piattaforma YouTube e avrà lo stesso titolo della locandina. Quindi il, il diritto di scelta per i figli, poi ci sarà la data e probabilmente anche la città, qui la potrete trovare lì. E, e ringrazio soprattutto voi per essere <ride> venuti qua.